dëshirat. Me vullnet, bëhen realitet. E ardhmja krijohet duke pasuruar mendjen. Ditët e bukura, dinamike, me smish, kthehen në kujtime të paharrueshme. E ardhmja nuk ka kufi, ajo varet nga ti. Të takon ty të bësh hapin e parë. Universiteti Katolik Zoja e Këshillit të Mirë, një hap drejt Europës. E ardhmja, rrugëtimi më i bukur. Ky projekt nisot dhe merr ngjyrë në kohë. Dëshirat me vullnet bëhen realitet. E ardhmja krijohet duke pasuruar mendjen. Ditët e bukura, dinamike, me smish, kthehen në kujtime të paharrueshme. E ardhmja nuk ka kufi, ajo varet nga ti. Të takon ty të bësh hapin e parë. Universiteti Katolik Zoja e Këshillit të Mirë, një hap drejt Europës. E ardhmja, rrugëtimi më i bukur. Ky projekt nisot dhe merr ngjyrë në kohë. Dëshirat me vullnet bëhen realitet. E ardhmja krijohet duke pasuruar mendjen. Ditët e bukura, dinamike, me smish, kthehen në kujtime të paharrueshme. E ardhmja nuk ka kufi, ajo varet nga ti. Të takon ty të bësh hapin e parë. Universiteti Katolik Zoja e Këshillit të Mirë, një hap drejt Europës. E ardhmja, rrugëtimi më i bukur. Ky projekt nisot dhe merr ngjyrë në kohë. Dëshirat me vullnet bëhen realitet. E ardhmja krijohet duke pasuruar mendjen. Ditët e bukura, dinamike, me smish, kthehen në kujtime të paharrueshme. E ardhmja nuk ka kufi, ajo varet nga ti. Të takon ty të bësh hapin e parë. Universiteti Katolik Zoja e Këshillit të Mirë, një hap drejt Europës. E ardhmja, rrugëtimi më i bukur. Ky projekt nisot dhe merr ngjyrë në kohë. Dëshirat me vullnet bëhen realitet. E ardhmja krijohet duke pasuruar mendjen. Ditët e bukura, dinamike, me smish, kthehen në kujtime të paharrueshme. E ardhmja nuk ka kufi, ajo varet nga ti. Të takon ty të bësh hapin e parë. Universiteti Katolik Zoja e Këshillit të Mirë, një hap drejt Europës. E ardhmja, rrugëtimi më i bukur. Ky projekt nisot dhe merr ngjyrë në kohë. Dëshirat me vullnet bëhen realitet. E ardhmja krijohet duke pasuruar mendjen. Ditët e bukura, dinamike, me smish, kthehen në kujtime të paharrueshme. E ardhmja nuk ka kufi, ajo varet nga ti. Të takon ty të bësh hapin e parë. Universiteti Katolik Zoja e Këshillit të Mirë, një hap drejt Europës. E ardhmja, rrugëtimi më i bukur. Ky projekt nisot dhe merr ngjyrë në kohë.
dëshirat. Me vullnet, bëhen realitet. E ardhmja krijohet duke pasuruar mendjen. Ditët e bukura, dinamike, me smish, kthehen në kujtime të paharrueshme. E ardhmja nuk ka kufi, ajo varet nga ti. Të takon ty të bësh hapin e parë. Universiteti Katolik Zoja e Këshillit të Mirë, një hap drejt Europës. E ardhmja, rrugëtimi më i bukur. Ky projekt nisot dhe merr ngjyrë në kohë. Dëshirat me vullnet bëhen realitet. E ardhmja krijohet duke pasuruar mendjen. Ditët e bukura, dinamike, me smish, kthehen në kujtime të paharrueshme. E ardhmja nuk ka kufi, ajo varet nga ti. Të takon ty të bësh hapin e parë. Universiteti Katolik Zoja e Këshillit të Mirë, një hap drejt Europës. E ardhmja, rrugëtimi më i bukur. Ky projekt nisot dhe merr ngjyrë në kohë. Dëshirat me vullnet bëhen realitet. E ardhmja krijohet duke pasuruar mendjen. Ditët e bukura, dinamike, me smish, kthehen në kujtime të paharrueshme. E ardhmja nuk ka kufi, ajo varet nga ti. Të takon ty të bësh hapin e parë. Universiteti Katolik Zoja e Këshillit të Mirë, një hap drejt Europës. E ardhmja, rrugëtimi më i bukur. Ky projekt nisot dhe merr ngjyrë në kohë. Dëshirat me vullnet bëhen realitet. E ardhmja krijohet duke pasuruar mendjen. Ditët e bukura, dinamike, me smish, kthehen në kujtime të paharrueshme. E ardhmja nuk ka kufi, ajo varet nga ti. Të takon ty të bësh hapin e parë. Universiteti Katolik Zoja e Këshillit të Mirë, një hap drejt Europës. E ardhmja, rrugëtimi më i bukur. Ky projekt nisot dhe merr ngjyrë në kohë. Dëshirat me vullnet bëhen realitet. E ardhmja krijohet duke pasuruar mendjen. Ditët e bukura, dinamike, me smish, kthehen në kujtime të paharrueshme. E ardhmja nuk ka kufi, ajo varet nga ti. Të takon ty të bësh hapin e parë. Universiteti Katolik Zoja e Këshillit të Mirë, një hap drejt Europës. Bravo. E ardhmja, rrugëtimi më i bukur. Ky projekt nisot dhe merr ngjyrë në kohë. Dëshirat me vullnet bëhen realitet. E ardhmja krijohet duke pasuruar mendjen. Ditët e bukura, dinamike, me smish, kthehen në kujtime të paharrueshme. E ardhmja nuk ka kufi, ajo varet nga ti. Të takon ty të bësh hapin e parë. Universiteti Katolik Zoja e Këshillit të Mirë, një hap drejt Europës. E ardhmja, rrugëtimi më i bukur. Ky projekt nisot dhe merr ngjyrë në kohë.
dëshirat me vullnet bëhen realitet. E ardhmja krijohet duke pasuruar mendjen. Ditët e bukura, dinamike, me smish, kthehen në kujtime të paharrueshme. E ardhmja nuk ka kufi, ajo varet nga ti. Të takon ty të bësh hapin e parë. Universiteti Katolik Zoja e Këshillit të Mirë, një hap drejt Europës. E ardhmja, rrugëtimi më i bukur. Ky projekt nisot dhe merr ngjyrë në kohë. Dëshirat me vullnet bëhen realitet. E ardhmja krijohet duke pasuruar mendjen. Ditët e bukura, dinamike. In riserva. Sono fisioterapia, vero Gennaro? No, qua infermieristica cominciamo. Cominciamo con le femministe, va bene? Grazie. Ecco Edison. Buongiorno Edison. Accendi il microfono. Scusate, buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Allora, Edison. Sì. Possiamo cominciare? Sì. Allora, la tua tesi è obesità nei bambini e ruolo infermieristico. Sì. I relatori il professor Argese e la professoressa Draguscia Frambera. Sì. C'hai le diapositive? Condividi? Prego. Si vede? Si vede, si vede. Si vede, si vede. Allora, obesità. Obesità deriva dal termine latino obedere, che significa mangiare troppo. È una patologia che nel corso degli anni, secondo l'Organizzazione Mondiale della Salute, sia nei paesi sviluppati che quelli in via di sviluppo, si sta trasformando in una vera e propria epidemia. Complicanze biologiche e psicosociali. Psicosociali come depressione, neurologico, pseudotumori cerebrali, polmonari, apnea del sonno, cardiovascolari, ipertensione, gastrointestinali, calciosi biliari, endocrine, diabete del tipo 2, renali, glomerulosclerosi e muscolo scheletrico, fratture. Assistenza infermieristica nei bambini obesi. Devono avere particolare attenzione alle pelle, al monitoraggio dei parametri vitali, alle varie patologie associate all'obesità come diabete. La figura infermieristica è responsabile dei bambini nei suoi bisogni fisici, ma anche di quelli psichici. Strategie per la prevenzione pediatra, infermieri e genitori. Sono errori nutrizionali, monotonia della dieta, errata distribuzione della quantità immessa di calore nell'ambito della giornata, pasti nutrizionalmente inadeguati intervalletti da numeri spuntini e mancata assunzione di una prima colazione. Dieta e stili di vita sono meno grassi e colesterolo, il controllo del consumo di grassi, i dolci dovrebbero consumarsi raramente, più amido e più fibra, consumo di pasta, pane e altri cereali e frutti, mantenere il giusto equilibrio idrico, l'acqua è l'elemento più semplice e comune sulla terra e contemporaneamente l'elemento più vitale, essere attivi ogni giorno, giocare di famiglia, giocare di gruppo, muoversi come giocare a palla, andare in bicicletta, eccetera. Limitare seduto di più di 30 minuti come giocare videogames e guardare la TV. Questa è la piramide dell'attività motoria per i bambini obesi.
Questa sono la gestione della terapia farmacologica. Gli infermieri possono avere le loro tecniche di intervento infermieristico per aiutare i pazienti e le loro famiglie a modificare i loro comportamenti, adottando diete sane, reagiscono in attività fisiche e riducendo gli stili di vita sedentari. La gestione chirurgica è consigliabile che gli infermieri siano dotati di conoscenza di base di tipi di chirurgia bariatrica, in quanto potrebbero trovarsi in situazioni in cui hanno bisogno di spiegare queste procedure ai famigli e alle loro famiglie. Conclusioni sono la rilevazione delle abitudini nutrizionali in età evolutiva, dimostra che la dieta dei bambini e degli adolescenti si discosta da quanto raccomando da varie linee guida, caratterizzandosi proprio da in quegli errori nutrizionali che vengono riconosciuti quali responsabili dello sviluppo di malattie cardiovascolari. Intravedere un ruolo di primo piano per il pediatra, il dietista e l'infermiere che possono porsi l'obiettivo di incidere positivamente sulle conoscenze e sulle scelte di tutta la famiglia. Grazie, grazie per l'attenzione. Si sente Edison, sì, le indicazioni che hai dato sono sicuramente indicazioni precise e sono ben strutturate e anche ben presentate. La domanda è questa, ma un infermiere in quali modalità secondo te può portare avanti dei progetti di educazione alla salute? Cioè in quali sedi, in quali occasioni, come un infermiere oggi nel sistema può intervenire nei comportamenti delle famiglie? Sì, come io ho fatto anche io, la prima scelta è la prevenzione, perché se un paziente bambino non ha una prevenzione di una buona dieta o una buona stile di vita, così la prevenzione è la prima scelta che un infermiere deve raccomandarsi di un paziente. Dopo vengono le gestioni che sono più dopo, come sono le terapie farmacologiche o chirurgiche, ma la prima è la prevenzione. Infatti sai che nei paesi, per esempio europei, ci sono raccomandazioni che vanno nella logica di attivare le figure dell'infermiere di famiglia, l'infermiere scolastico, che sono queste le sedie e le modalità più idonee per poter fare un'educazione alla salute. Anche dare un buon esempio della prevenzione. Va bene. C'è qualche domanda da parte dei commissari? No. Va bene, Edison. Grazie a tutti. Ci vediamo alla fine. Ciao, ciao. Grazie. Ciao. Angela Idrizi c'è? Sì. Buongiorno, salve a tutti. Buongiorno. Pronta per la tua presentazione? Sì, un attimo. La tesi di Angela Idrizi è la riabilitazione del paziente nel post-infarto acuto del miocardio, il ruolo dell'infermiere. Relatori, la professoressa Porcelli e la professoressa Duracu. Ok, Edison deve chiudere la tua presentazione? Edison ha chiuso la sua presentazione? No, non l'hai chiuso. Ok, adesso sì. Perfetto. Angela, la vedevamo prima, eh? Un attimino. Io prima di decidere, io naturalmente se non fosse stato tuo figlio avrei già deciso, ma per riguardo a te voglio sentire. Allora, parto da un pochino lontano, la boccia stava impicciata di testa per la lodetta. Dante, per piacere dovresti spegnere il microfono. Sì, scusa. Angela, che succede? Non vedo la mia presentazione. E noi la vedevamo però prima. Adesso no. Eccola. Noi la vediamo adesso. Ok. Eccola.
Il titolo della mia tesi è la riabilitazione del paziente nel post-infarto del miocardio, il ruolo dell'infermiere. L'infarto del miocardio è un evento di infarto dovuto alla formazione di placche delle pareti interne delle arterie con conseguente riduzione del flusso sanguigno al cuore e lesione ai muscoli cardiaci a causa della mancanza di apporto di ossigeno. Il 90% è causato dalla formazione di un trombo. L'ipertensione aumenta il rischio di infarto del miocardio 5 volte di più. Le malattie cardiovascolari sono tra le principali cause di morbosità e mortalità in Italia. Nel setting riabilitativo è proprio la figura dell'infermiere che gioca un ruolo fondamentale, in quanto egli è chiamato a costruire e programmare con la persona assistita un percorso educativo terapeutico, rendendola consapevole della propria patologia e capace di gestirla, prevenendo le possibili complicanze e ricadute. Per quanto riguarda, la causa principale è l'aterosclerosi e il numero di elevati di trombociti. Allora, la diagnosi infermieristica, il paziente si rappresenta all'inizio con diminuzione della cittadina cardiaca, correlata ad alterazione della frequenza cardiaca o del ritmo, manifestata da aritmie, tachicardie, bradicardie, palpitazioni, alterazione dell'elettrocardiogramma, alterazione del volume di eiezione. Poi, dopo fa una seconda valutazione, che è pressione sanguigna sistolica e diastolica, frequenza cardiaca, spesa urinaria e stato cognitivo. Poi continua a monitorare il ritmo e la frequenza cardiaca, monitorare la funzione renale, controllare gli elettroliti che possono aumentare il rischio di aritmie, monitorare l'andamento della pressione sanguigna e i parametri emodinamici, verificare l'efficacia dell'ossigenoterapia. Gli infermieri giocano un ruolo significativo nel processo di educazione terapeutica. Gli infermieri hanno la responsabilità di supervisionare le condizioni cliniche del paziente e assicurarsi che non peggiorino, monitorare il paziente per risparmiargli il maggior dolore possibile e mediare gli stati di ansia legati al fatto che i pazienti non sono in grado di controllare la situazione. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito la riabilitazione cardiologica come processo multifattoriale, attivo e dinamico che ha il fine di favorire la stabilità clinica, ridurre la disabilità conseguente alla malattia e supportare al mantenimento e alla ripresa del ruolo attivo nella società, con l'obiettivo di ridurre il rischio di successivi eventi cardiovascolari e di migliorare la qualità della vita. I contenuti proposti da un programma riabilitativo sono attività fisica, supporto psicologico e educazione sanitaria. Poi abbiamo le fasi. La fase 1 si svolge durante la fase acuta di malattia definita come infarto miocardico acuto. La fase 2 comprende attività fisica in ambiente ospedaliero e supporto educazionale e psicologico. La terza fase include il mantenimento a lungo termine dell'attività fisica e del cambiamento nello stile di vita. L'infarto miocardico è una malattia che ha un carico sociale significativo. L'educazione del paziente si concentra sull'autogestione e quindi è necessario modificare lo stile di vita. Nel fornire educazione al paziente, gli infermieri svolgono un ruolo chiave. I giorni successivi sono molto utili per la realizzazione e la valutazione dei pazienti e delle loro famiglie. I ruoli primari dell'infermiere nella gestione del infarto miocardico sono focalizzati sul tracciamento e monitoraggio dei pazienti, sull'educazione del paziente e della sua famiglia, a pianificare la cura di sé e cambiare stile di vita e seguire programmi di riabilitazione. La formazione infermieristica sulla riabilitazione cardiaca può migliorare i risultati di salute e ridurre il rischio di un nuovo evento cardiaco. Un programma di educazione sanitaria organizzato dai infermieri per i pazienti dopo un evento cardiaco o un intervento chirurgico migliora la conoscenza dei pazienti della loro malattia. Grazie per l'attenzione. Molto bene, Angela. Ci sono domande da parte della commissione? No. Va bene, allora grazie Angela, chiudi anche tu la tua presentazione. E chiamiamo Maria Andreu, è collegata, eccola qui. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno a tutti.
Maria Andreu presenta una tesi dal titolo Carcinoma mammario, ruolo dell'infermiere nella prevenzione. Relatori la dottoressa Elencleida Gini e la dottoressa Prandera Grabuscia. Sì. Prego. Perfetto, si vede. Allora, il linfedema è una condizione patologica che si manifesta come gonfiore di una regione del corpo dovuto all'accumulo di linfa nei tessuti. In oncologia il linfedema può interessare gli arti, in particolare le braccia, le spalle, il collo e la cavità toracica. Il linfedema viene classificato in primario e secondario. Il linfedema primario è causato da anomalie vascolari linfatiche dello sviluppo, mentre il linfedema secondario viene acquisito ed insorge a seguito di una malattia sistematica sottostante un trauma o un intervento chirurgico. I segni e i sintomi: il sintomo classico del linfedema è il gonfiore di uno o entrambi gli arti, gonfiore indolore del braccio che può peggiorare durante il giorno e migliorare di notte, calore e dolorabilità nell'estremità. Complicanze e fasi di linfedema. Le complicanze dell'linfedema sono legate soprattutto alla riduzione delle difese immunitarie dell'arto colpito, secondaria al danno linfatico, e i tessuti dell'arto sono più esposti al rischio di infezioni, in occasione anche di piccole ferite, ustioni o punture di insetto. Nel stadio 1, nell'edema di stadio 1, abbiamo l'infedema reversibile. Nel stadio 2, durante lo stadio 2, il linfedema non si risvolge interamente, mentre nel stadio 3 è il quadro più grave della patologia. Il ruolo dell'infermiere nella prevenzione: l'infermiere dovrà identificare le persone a rischio di sviluppare l'infedema, riconoscere le fasi e la gravità dell'infedema e determinare se nel loro campo di applicazione pratica fare riferimento appropriato per una specialista, attuare un piano assistenziale e valutare i regimi di cura della pelle. Nell'epidemiologia si stima che l'infedema colpisce 300 milioni di persone nel mondo. In Italia ci sono 40.000 nuovi casi ogni anno. Nel 2018 in Italia sono stati diagnosticati casi di tumore della mammella, pari al 14% di tutti i tumori maligni, incidenti totali, e al 30% nel sesso femminile. Il tumore è il più frequente nel sesso femminile e in tutte le fasi di età. Rappresenta il 41% delle diagnosi oncologiche prima dei 50 anni e il 35% tra 50 e 69 anni e il 22% nelle donne più di 70. Fattori di rischio: abbiamo la presenza di distensione linfoidale ascellare, l'obesità, ferite, sieromi, cellulite e ematomi. Nell'intervento chirurgico per l'asportazione di tumori al seno sono di due tipi, mastectomia e quadrantectomia. Abbiamo il trattamento, che abbiamo linfodrenaggio manuale, pendonaggio elastico, ultrasuoni e onde da urto. Assistenza infermieristica, creare un calore comunicativo allontanando le tensioni psicologiche del paziente, promuovere l'integrazione con altre discipline che possono apportare benessere al malato. Sono stati analizzati tutti i criteri fondamentali riguardo il carcinoma mammario, soprattutto il ruolo fondamentale che l'infermiera ha in relazione con tutti i pazienti affetti dall'infedema. Abbiamo illustrato l'epidemiologia, le diffusioni di questa patologia nella popolazione, i segni, i sintomi principali e i fattori di rischio. Abbiamo analizzato come questa malattia influisce sia fisicamente nei pazienti ma anche psicologicamente. Cosa cambia nel ruolo quotidiano? Il ruolo dell'infermiere è fondamentale, sia nella gestione della patologia, anche nell'educazione del paziente, nell'accettazione e di caregiver o familiari. Grazie per l'attenzione. Grazie. Senti, ma nel titolo della tua tesi hai parlato di prevenzione, no? Quindi nella prevenzione quale ruolo può avere l'infermiere? Quale tipo di suggerimenti, di informazioni, diciamo, di educazione sanitaria può fare l'infermiere sulle donne nelle varie fasce di età?
La prima è l'educazione, la psicologia che deve lavorare con il paziente, perché la psicologia è bassa in questo caso, il trattamento che si fa per prevenire questa malattia, esami del controlli, screening. Oh, gli screening, che significa fare uno screening per nel caso appunto di una di un processo di prevenzione? Quali sono le indicazioni che dai ad una popolazione in particolare femminile, ma non è solo femminile, comunque in particolare femminile, per fare una giusta prevenzione dell'insorgenza, insomma, del cancro del seno? Sono diagnostici, visite ginecologiche, questo, la mammografia che si fa, mammografia, rete torace. Ecco, ci sono delle linee guida appunto che danno delle indicazioni sugli screening per fasce di età o per fattori di rischio, no? Quando c'è familiarità, per esempio, o quando ci sono altri elementi che hai detto prima nelle tue diapositive, si possono dare... A una certa età, anche se abbiamo i familiari che sono diagnosticati con un tumore della mammella o dell'altro, c'è una possibilità che anche noi o i pazienti possono avere questa patologia. Ok, ci sono domande dalla commissione? No, grazie. Nessuno, allora. Gennaro. Bene, andiamo avanti. È bravo questa ragazza, Gennaro. Molto, veramente. Molto, sì. Grazie. Complimenti, complimenti. Bella tesi. Gennaro, io mi assento un attimo. Ok. Ci sentiamo più tardi. Più tardi. Arrivederci, preside, grazie. Anisa Cioile. Sì, buongiorno. Buongiorno, ci presenta una tesi dal titolo Assistenza infermieristica in pronto soccorso. Sì. Relatori sempre la dottoressa Gini e la dottoressa Petrillo. Sì. Allora, posso iniziare? Prego. Ok. L'obiettivo del presente lavoro di tesi è descrivere l'importanza dell'assistenza infermieristica in pronto soccorso nella gestione del triage, riconoscere subito i pazienti a rischio clinico e dare la giusta assistenza infermieristica. Il triage è un sistema utilizzato per selezionare i soggetti coinvolti in infortuni secondo classi di urgenza e emergenza crescenti, in base alle gravità delle lesioni riportate del loro quadro clinico. Oggi il termine triage è utilizzato in campo sanitario per definire un percorso decisionale dinamico, basato sull'attuazione di un processo metodologico scientifico. Obiettivo del triage: identificare le persone che necessitano le cure immediate, attribuire a tutti gli assistiti un codice di priorità di accesso alle cure in relazione alla criticità delle loro condizioni e al possibile rischio evolutivo, contribuire all'ottimizzazione del processo di cura della persona assistita, sorvegliare le persone in attesa e rivalutarne periodicamente le condizioni, gestire e modificare le priorità clinico-terapeutiche assistenziali sulla base di risorse, contesti e necessità contingenti, garantire l'adeguata e continua presa in carico delle persone in attesa e delle accompagnatori. I fasi del triage sono quella della valutazione immediata, consiste nella rapida osservazione dell'aspetto generale della persona con l'obiettivo di individuare i soggetti con problemi assistenziali. Fase della valutazione soggettiva e oggettiva, fase della decisione del triage che consiste nell'assegnazione del codice del triage, l'attuazione dei necessari provvedimenti assistenziali e l'eventuale attivazione di percorsi diagnostico-terapeutici. Quello della fase della rivalutazione si intende la conferma o modifica del codice di priorità assegnato ai pazienti in attesa. Il ruolo dell'infermiere triagista è quello di discriminare all'arrivo in pronto soccorso tra i pazienti i cui sintomi non presentano carattere di vera urgenza e quelli più critici, e sulla base di questa valutazione stabilire la priorità d'accesso alle sale visita, registrare i dati anagrafici del paziente, assegnazione del codice di gravità, attuare le prime misure sanitarie. L'infermiere valuta velocemente l'aspetto generale del paziente cercando di rilevare problemi che richiedono interventi immediati. E poi il ruolo dell'infermiere triagista è quello di sapere riconoscere fattori di rischio, rilevare segni e sintomi, contribuire sul trattamento, prevenire complicanze, individuare mezzi da utilizzare, indirizzare il paziente assieme al medico, la collaborazione.
dove operano infermieri, in emergenza territoriale, in pronto soccorso, medicina d'urgenza, osservazione breve. E poi stress lavorativo in pronto soccorso è quello di ridotto impegno verso i pazienti familiari, verso i colleghi, il lavoro stesso, reazioni emotive come ansia ed aggressività, riduzione della performance cognitiva, problemi in organizzazione e collaborazione. Strategie di coping sono quelle da ridefinizione della situazione, l'azione diretta, l'accettazione del problema, la ricerca di un supporto sociale e formazione, che significa la competenza clinica rende più sereni e permette il miglioramento delle gestioni di diverse situazioni in pronto soccorso. Strumenti e strategie di coping sono quello di supporto psicologico, critical incident stress management, debriefing, parlare, recupero psicofisico e psicologo. Conclusioni, un'adeguata gestione dell'assistenza infermieristica può ridurre le fatalità in pronto soccorso. L'infermiere è la figura professionale importante nella gestione del triage, in collaborazione con il team multidisciplinare con la finalità di valutare e rivalutare i pazienti in emergenza. Il salute mentale e fisico dell'infermiere è specialmente importante nella gestione dei pazienti in pronto soccorso. Grazie per l'attenzione. Grazie Anisa. Domande dalla commissione? Nessuna? Ok, allora grazie Anisa. Grazie, grazie. Ci vediamo più tardi. Sì. Cesena Ramai. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Cesena ci presenta una tesi dal titolo Assistenza infermieristica nei bambini con emofilia. E relatori la professoressa Gini e la professoressa Draguscia. Sì. Prego. Mi vedete? Sì, sì. Schermo interno, sì. Vediamo le diapositive, puoi andare avanti. Ok. Okay. Allora, l'emofilia, la parola emofilia deriva dal greco, che vuol dire sangue, e filia, amicizia. L'emofilia è una malattia genetica del sangue legata al sesso dell'individuo ed è caratterizzata da una grave insufficienza nella coagulazione del sangue. È causata da un'alterazione di uno dei geni sul cromosoma X che codifica per la produzione dei fattori della coagulazione, ovvero le proteine che prendono parte al processo di coagulazione che si attiva nell'organismo nel momento in cui si ha una fuoriuscita di sangue dai vasi. Abbiamo tre tipologie di emofilia. L'emofilia più comune è l'emofilia A ed è la forma caratterizzata da emorragie spontanee prolungate causate dal deficit del fattore 8 della coagulazione. La prevalenza è stimata circa 1 ogni 5.000 maschi. L'emofilia B invece viene spesso definita come la malattia di Christmas dal nome della famiglia nella quale è stata identificata per la prima volta, è provocata dalla carenza del fattore 9 della coagulazione, con un'incidenza che varia da un caso ogni 30.000 maschi. Abbiamo anche una tipologia molto più rara, in cui è l'emofilia C, e il fattore della coagulazione carente è l'11esimo, è una malattia genetica autosomica, in quanto l'anomalia genetica risiede sul cromosoma 4 autosomico. L'epidemiologia, abbiamo più di 1.125.000 uomini in tutto il mondo che hanno la malattia emorragica ereditaria, 418.000 di questi hanno una versione grave della malattia e per lo più non diagnosticata. In precedenza si stimava solo 400.000 persone al mondo che soffrissero da questo disturbo. Allora, per quanto riguarda gli aspetti psicologici che possono influire sulla persona, partiamo dalla comunicazione della diagnosi, la paura, vergogna, limitazione e senso di colpa. Ho messo nelle diapositive per quanto riguarda diverse terapie nel bambino che soffre dall'emofilia e la terapia del gioco e di bambini. La terapia del gioco in sé è una forma di terapia utilizzata principalmente per i bambini, questo perché il bambino potrebbe non essere in grado di elaborare le proprie emozioni o articolare i problemi con i genitori o altri adulti, anche se può sembrare una malattia può sembrare un momento di gioco normale, la terapia del gioco è molto di più.
I benefici del gioco sono assumersi la maggiore responsabilità per determinare i comportamenti rispetto rispetto all'ansia, abilità sociali più forti e relazioni più forti. Un'altra tipologia di terapia che usiamo in questi tipi di pazienti è la pet therapy. La pet therapy è un'interazione guidata tra una persona, che può essere in questo caso il bambino, e un malato, e un animale addestrato. Lo scopo della pet therapy è aiutare il bambino a riprendersi, ad affrontare un problema di salute o disturbo mentale. I cani e i gatti sono più comunemente usati nella pet therapy, però possiamo, vengono utilizzati anche altri animali come i pesci, i porcellini d'India, i cavalli. Il tipo di animale scelto dipende sempre dagli obiettivi terapeutici del piano di trattamento di un bambino. Il ruolo dell'infermiere. L'infermiere nella cura dell'emofilia deve garantire uno standard di pratica infermieristica molto efficace, istruzione e ricerca in modo da ottenere una cura di qualità per le persone affette da emofilia, che in nostro caso il paziente è quello pediatrico. Il ruolo dell'infermiere è molto dinamico, vigilante e completo. L'emofilia essendo una malattia complessa sia per la diagnosi che per la gestione della patologia da parte dell'infermiere. Il principale obiettivo del trattamento del paziente pediatrico con emofilia è il controllo e la prevenzione degli episodi emorragici, delle relative complicanze e per mantenere la funzione articolare e consentire al paziente una piena integrazione sociale. Le conclusioni. Essendo una malattia genetica, i pazienti emofilici saranno sempre in contatto diretto con l'ambiente ospedaliero o ambulatoriale di controllo. Il rapporto di fiducia è fondamentale che si deve creare tra loro e lo staff medico assistenziale. Un altro punto importante è anche educare questa fascia di età, ma anche educare i parenti che si trovano in un momento difficile per loro e i loro bambini. Per tale motivo la nostra dedizione deve essere massima a livello assistenziale, ma soprattutto a livello empatico. Grazie per l'attenzione. Grazie. Posso fare una domanda? La mia è più una curiosità. Certo. Fra gli animali utilizzati per la pet therapy hai citato il pesce. Sì. Allora, io so che nella pet therapy è importante il contatto con l'animale. Come funziona con i pesci? Allora, per mia esperienza personale, per quanto riguarda i pesci, ci sono varie persone che hanno difficoltà a relazionarsi fisicamente. Quindi il pesce, diciamo che lo possono usare come un momento di rilassamento anche visivo. Quindi trasmette questa pace nelle persone e l'acqua aiuta molto anche. Quindi penso che sia più a livello di difficoltà di avere un contatto fisico diretto tra un animale e la persona. Grazie. Per i pesci in ambito fisioterapico noi usiamo anche i delfini in ambito... Esatto, sì, in ambito fisioterapico. Sì. Belle considerazioni, interessanti. No, il pesce, io immaginavo il pesciolino rosso, Alessandro. Sì. Certo, il delfino già si presta a un contatto fisico, no? Però il pesciolino rosso invece... non riuscivo a immaginarlo. Grazie. Grazie. Okay. Grazie a voi. Gennaro non si sente, Gennaro non si è sentito questo, nulla. Ok, scusate, avevo spento il microfono. Allora, chiamiamo Camilla, ringraziamo Shazena ovviamente. Grazie, e chiamiamo Camilla Sciosai. C'è? Eccola, buongiorno. Buongiorno, salve, salve. Camilla ci presenta una tesi dal titolo L'assistenza infermieristica nei pazienti con artrite reumatoide. Relatori sempre la dottoressa Gini e la dottoressa Ocia. Quando vuoi puoi iniziare. Sì, grazie. Devi solo prima mettere la presentazione delle tesi, delle sì, diapositive. Sì.
Eccomi. L'artrite reumatoide è una malattia infiammatoria cronica autoimmune nella quale il sistema immune aggredisce i tessuti, provocando un'infiammazione cronica nelle articolazioni in vari organi che porta a distruggere le articolazioni e l'osso subcondrale se non si tratta adeguatamente. La prevalenza in Italia è 0,7%. Secondo l'American Association, la prevalenza nel mondo è 1 fino a 2% della popolazione adulta. Colpisce il sesso femminile più frequentemente di quello maschile. È più comune nelle persone di età pari o superiore a 75 anni. I fattori, il rischio di sviluppare questa malattia dipende da una combinazione di questi fattori: l'età, fattori genetici, fattori esogeni e reazioni autoimmuni. I sintomi vengono classificati nelle manifestazioni articolari come astenia, dimagramento, dolore, mialgie, e nelle manifestazioni extraarticolari come noduli, fibrosi, pericardite. La terapia di ogni forma di artrite è basata su quattro obiettivi: ridurre l'intensità del dolore, controllando e spegnendo il processo infiammatorio, bloccare il processo distruttivo delle strutture articolari, ridurre o bloccare la comparsa di comorbidità, recuperare la funzione e impedire la perdita delle capacità lavorative. I farmaci utilizzati per il trattamento dell'artrite sono glucocorticoidi, TMAR sintetici, PAS, TMAR biologici. Il ruolo dell'infermiere consiste nell'accompagnare il malato a una gestione autonoma delle proprie attività di routine, incrementando di conseguenza la prospettiva di vita. L'infermiere è il professionista che promuove e mantiene la salute del malato. L'infermiere comunica, consiglia, assiste e sostiene il paziente e i suoi familiari. L'infermiere è in grado di svolgere, grazie ad un'opportuna preparazione, il monitoraggio del paziente, che significa avere un quadro aggiornato dei parametri vitali, dell'aderenza al trattamento farmacologico, dell'attività di malattia e della qualità della vita. La patient education significa educare il paziente a gestire le terapie complesse e a conoscere al meglio la propria patologia. L'infermiere diviene l'artificio di un'assistenza personalizzata volta a migliorare la qualità della vita, grazie alle sue competenze che lo rendono attivo e partecipe alla cura. Può essere in grado di trasformare il contatto che ha quasi costantemente con i pazienti in informazioni utili agli specialisti, che permettono di calibrare al meglio tutti gli interventi necessari a ripristinare una forma di benessere e di tranquillità. Gli interventi infermieristici sono sollievo al dolore e al disagio, alleviare la fatica, maggiore mobilità e una rilevante indipendenza nell'autogestione, promuovere il sonno, alto apprendimento sulla terapia della patologia, miglioramento dell'immagine di sé. I pazienti con artrite reumatoide hanno citato il dolore come il loro sintomo più importante ed è stato collegato a una ridotta qualità della vita, depressione e disabilità dell'artrite. L'influenza che ha l'artrite reumatoide è notevolmente grave sulla condizione del salute del paziente e della qualità di vita. La patologia influisce non solo sulla sfera sociale, però anche della capacità lavorativa e professionale dei pazienti che sono affetti dall'artrite. Un'adeguata e corretta gestione dei processi assistenziali può garantire il massimo di qualità dell'assistenza per il paziente reumatico. Le evidenze scientifiche hanno rappresentato che quando i pazienti prendono un'assistenza adeguata, basata sulle prove di efficacia, ad un programma riabilitativo, un supporto educativo all'autogestione, hanno arrivato a un miglioramento e appunto di un rallentamento del peggioramento della malattia. Si è evidenziato che l'infermiere è quella professionista adeguatamente formata, in grado di collaborare con il team multidisciplinare, capace di garantire l'organizzazione e la gestione dei processi assistenziali in miglior modo possibile, con la finalità di effettuare la valutazione e l'educazione del paziente, garantendo il massimo standard di qualità dell'assistenza. L'infermiere gioca un ruolo importante, e quando si combinano le abilità professionali con il supporto psicologico e emozionale per il paziente, oltre il monitoraggio della malattia, si arriva nel migliore e maggior outcome clinico. Grazie per l'attenzione. Grazie, complimenti per la bella tesi. Grazie mille. Ci sono domande da parte della commissione? Nessuna? No. Grazie mille. Allora ci sentiamo più tardi. Chiamiamo Emanuela Cioku.
La vedo collegata. Buongiorno. Attiva anche la videocamera. Ok. Vede? Buongiorno. Allora, Emanuela ci presenta una tesi dal titolo La solitudine e la salute negli anziani. Ah, molto interessante. E relatori sì. Il professor Ciambriello e la professoressa Draguscia. Sì, il mio schermo? Ancora no. Adesso? Vediamo, dovrebbe aprirsi. Sì, ok, adesso sì. Adesso sì, va bene. Ok, scusate. Allora, come abbiamo già detto prima, la mia tesi è intitolata La solitudine e la salute negli anziani. Ho deciso di studiare questo argomento per molti motivi, dove uno dei principali è che la popolazione del mio paese invecchia ogni giorno e sempre di più, soprattutto in paese in cui vivo, sia per il numero e seguito di nascite, sia per l'emigrazione di massa che sta avvenendo tra i giovani, ma non solo. Quindi, secondo me, è uno dei problemi che sta uccidendo di più la nostra società al giorno d'oggi. L'invecchiamento, come processo fisiologico, è un processo graduale e continuo di mutazione naturale che inizia nella prima età adulta. Durante i primi anni della mezza età, molte funzioni corporee cominciano un declino graduale. Non si diventa vecchi o anziani a un'età specifica. L'infermiere gerontologico, che è l'infermiere principale per quanto riguarda la geriatria, sostiene e assiste gli anziani bisognosi di assistenza, rivestono molti ruoli, come ad esempio assistono gli anziani nella vita quotidiana, come ad esempio li supportano nella cura della persona, li aiutano a fare i bisogni più fondamentali come mangiare, vestirsi, eccetera. Arrivare nel punto della mia tesi, che la solitudine negli anziani è uno dei principali fattori di rischio per le malattie fisiche e psicologiche in anziani, e per questo motivo questo concetto, cioè la solitudine, si deve vedere con più attenzione negli anziani. Le solitudini vengono descritte come condizione fisica, affettiva, mentale, anche spirituale. La solitudine è una compagna dolorosa di molte persone, in particolar modo anziane, e impatta profondamente sulla salute fisica e psicologica, portando spesso a esiti drammatici. Solitudine e isolamento sociale sembrerebbero associati a una riduzione della durata della vita simile a quella provocata dal fumo di 15 sigarette al giorno, con un aumento di 27% del rischio mortalità prematura. Scusatemi. La PET therapy è una forma di terapia in cui il canale comunicativo più usato e sollecitato è quello dell'immediata espressione delle emozioni. Gli animali come cani, cavalli, delfini e gatti possono aiutare molti pazienti a migliorare nelle aree emotive, sociali e comportamentali. La Feder Anziani Signori in Italia ha condotto un'indagine secondo la quale il 39% della popolazione italiana over 65 anni possiede un animale domestico. I benefici ricavati dalle persone anziane grazie alla compagnia di questi animali sono sorprendenti. Questo fenomeno, definito come pet therapy per gli anziani, migliora notevolmente le condizioni di vita della persona. La relazione con cui animale stimola il benessere psicologico oltre che un maggiore movimento fisico. Scusatemi che... Volontariato. Volontariato è uno dei lavori che la terza età preferiscono di farla. Loro hanno voglia di trascorrere il proprio tempo nel miglior modo possibile, cioè essere al servizio degli altri, il che lo fa sentire abbastanza bene e si sente anche utile.
Questa è una delle ragioni per cui hanno lavorato tutta la vita e trovano il volontariato come una forma di continuazione della loro routine quotidiana, anche dopo il pensionamento. Il volontariato per la vecchiaia è abbastanza diffuso nei paesi europei e non solo. Purtroppo in Albania non è ancora utilizzato tanto, però i nonni sono sempre pronti ad aiutare i loro figli con i nipoti. Fare del volontariato è un ottimo modo per rimanere attivi e tenersi impegnati una volta raggiunta l'età della pensione. La religione è correlata a un miglioramento della salute fisica e mentale dell'anziano e le persone religiose possono porre che l'intervento di Dio facilita questi benefici. Assistenza infermieristica nell'anziano, il più principale il processo infermieristico, è un metodo razionale e sistematico di pianificare e fornire l'assistenza infermieristica individualizzata. Le sue finalità sono identificare lo stato di salute di un paziente e i suoi problemi o bisogni di cura reali o potenziali, stabilire i piani per soddisfare i bisogni individuati e fornire interventi infermieristici specifici per soddisfare tali bisogni. La mission dell'infermiere dunque è quella di prendersi cura della persona assistita, secondo un approccio olistico, considerando le azioni sociali e il contesto ambientale, nel rispetto della volontà e dignità dell'assistito, che in questo caso è un paziente anziano che può avere diversi bisogni a causa della sua patologia. Arrivare nei conclusioni, con questa tesi che ho fatto vorrei mettere in focus l'importanza degli anziani nella nostra società, ma non solo. Oltre a questo, il nostro ruolo come infermieri in relazione con gli anziani, sia con la nostra assistenza dell'aspetto fisico, anche in quello psicologico, di essere sempre pronti a sentirli, aiutarli nei loro passi e di stargli vicino. Perché la nostra soddisfazione è una buona qualità della vita del nostro paziente, il quale è anche il nostro obiettivo. E la salute, il benessere dell'anziano deve essere l'obiettivo principale dell'infermiere geriatrico. Abbiamo tanto da prendere da loro e anche noi come infermieri abbiamo tanto da fare per loro. Ho messo anche un'espressione che la famiglia che ha preso di sé un anziano ha preso di sé il più bello degli ornamenti e il più prezioso dei tesori. Questo vale anche per i caregiver familiari, che non dovrebbero sentire come se gli anziani fossero un peso per loro, quindi sia il caregiver familiare, anche l'infermiere, devono solo aprire il cuore e lasciare l'empatia a fare il suo lavoro con tranquillità, serenità e soprattutto con l'amore. Grazie per l'attenzione. Grazie per grazie. Questa bella tesi, soprattutto per questo l'argomento che ha trattato, che è veramente di grande attualità e spesso sottovalutato in sanità. Invece è veramente un argomento interessante. Molto bello. Anche per l'esposizione, complimenti. Grazie. Ci sono domande della commissione, considerazioni? Sì, che più tesi vorremmo vedere sull'anziano, perché le nostre società avanzate e meno avanzate stanno invecchiando e talvolta ci focalizziamo troppo sulle patologie, specialmente quelle acute. Invece sulle condizioni croniche che soffrono molti nostri concittadini non incentriamo alcune tematiche di approfondimento come le tesi. Bene, veramente interessante. Ci sono altre considerazioni, commenti? No. Bene, allora complimenti a Emanuela. Grazie. E ci vediamo più tardi. Luan Besciri, lo vedo già in linea, eccolo lì, buongiorno, ci presenta una tesi dal titolo Sindrome da avvelenamento, quali responsabilità infermieristiche, relatori il dottor Carbonetti e la dottoressa Malvina Ocia. Prego. Allora, i veleni sono delle sostanze chimiche che producono reazioni avverse nell'organismo. Possono essere di uso umano o di uso non umano. Negli veleni di uso umano fanno parte i cibi, i farmaci, che comprendono il 40% dei casi e
negli usi non umani fanno parte i detergenti, prodotti chimici, industriali, cosmetici e piante. I veleni possono causare degli effetti locali e sistemici. A causa delle vie di esposizione possono dare lesioni sulla cute, sulle mucose, nel polmone e nel tratto gastrointestinale. Le vie di esposizione degli avvelenamenti sono diverse. Può avvenire per ingestione orale, per via cutanea, per via oftalmica, per inalazione, da morsi e punture di stenti e da iniezione. La via di esposizione più frequentemente riscontrata negli avvelenamenti è l'ingestione orale. Approccio all'avvelenamento si può fare sul territorio, in pronto soccorso e in ospedale. L'infermiera ha la responsabilità di porsi delle domande per raccogliere delle informazioni importanti che possono orientare alla diagnosi. Per raccogliere delle informazioni anagrafiche, mediche, psichiatriche, lavorative e socio-economiche. Che cosa? Per raccogliere delle informazioni sulle potenziali sostanze velenose che possono essere farmacologiche, lavorative e ambientali. Per sapere la via di esposizione e i sintomi che gli avvelenamenti hanno causato. Quando? Per raccogliere delle informazioni sull'ora dell'avvelenamento, ora di comparsa dei sintomi e loro evoluzione. Dove? Per raccogliere l'informazione sul luogo dell'esposizione e se c'è presenza di indizi. Perché? Per raccogliere dell'informazione se gli avvelenamenti sono accidentali oppure volontari. Negli casi di avvelenamenti si fanno degli esami obiettivi per capire la condizione cardiovascolare, pneumologica e neurologica. Viene misurata la frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, si osserva l'idratazione del paziente e si misura la temperatura corporea. Negli avvelenamenti in ambiente esterno si raccolgono delle informazioni del paziente, sempre se il paziente è cosciente, mentre nel paziente in stato comatoso vengono raccolte delle informazioni dai testimoni o dai parenti. La priorità è di garantire la sopravvivenza del paziente e del soccorritore. Si fanno degli interventi immediati, come la rimozione dei tossici evitando il contatto e la valutazione dei segni vitali, come respirazione, polso, coscienza e le pupille. Si fa il controllo delle proprietà delle vie aeree, se sono presenti protesi e corpi estranei che possono causare soffocamento del paziente. Si fa rianimazione cardiopolmonare se necessario e si cercano i segni specifici di avvelenamento per orientare la diagnosi. Nei pazienti in stato di coma si fa la sistemazione nella posizione di sicurezza e si fa l'organizzazione del trasporto in ospedale. Nei pazienti comatosi vengono posizionati in posizione di sicurezza e si fa la ruotazione della testa su di un lato per facilitare la fuoriuscita di materiale liquido eventualmente presente nel cavo orale. Mentre nell'avvelenamento in ambiente ospedaliero si mantiene fermo un accesso venoso, vengono valutate le vie respiratorie se sono libere per un'eventuale intubazione o ventilazione. Si fa la terapia di supporto che comprende la correzione dei dati patologici e prevenzione delle complicanze secondarie, sempre monitorando i segni vitali. Si fa l'identificazione della sostanza per ridurre il suo assorbimento e per aumentare la sua eliminazione. E per un uso specifico dell'antidoto se disponibile. Per arrivare alla diagnosi si fa l'anamnesi, esami obiettivi, esami biochimici e strumentali e gli esami tossicologici. Si fanno gli esami di laboratorio per arrivare alla diagnosi o per sapere la gravità della situazione, esami per la funzionalità renale, esami per la funzionalità epatica, glicemia per sapere la concentrazione del glucosio nel sangue, emocromo completo, si fanno gli elettroliti serici e urinari e emogas analisi in caso di sospetto acidosi metabolico da salicilati. Altri esami
che possono essere fatti negli avvelenamenti sono gli esami strumentali come elettrocardiogramma in caso di sospetto di aritmie da farmaci, RX torace in caso di sospetto di edema polmonare che può essere causato da monossido da carbonio, gas irritanti e fumi metallici, e il sospetto di polmonite da aspirazione che può essere causato da derivati petrolio. E se è necessario può essere fatto anche un RX addome e esofago gastroduodenoscopia. Grazie dell'attenzione. Il microfono. Grazie per questa tesi e volevo chiedere se ci sono domande da parte della commissione. No, per me l'esposizione è stata completa. Perfetto, allora grazie Juan. E chiamiamo Marina Dacai, che vediamo già in linea. Buongiorno. Buongiorno Marina. Marina ci presenta una tesi dal titolo Il Sien Treat, evoluzione delle competenze dell'infermiere, relatori il professor Carbonetti e la professoressa Coia. Sì. Il Sien Treat, evoluzione delle competenze dell'infermiere. Aspetta che non vediamo le diapositive però. Ok. No. Adesso vediamo. Perfetto. Sì, puoi procedere, Marina, grazie. Sì, grazie. Il Sien Treat è evoluzione delle competenze dell'infermiere. Che cos'è il triage? Il triage è l'attività con cui infermieri esperti attribuiscono il codice di priorità di accesso alla visita medica ai pazienti che arrivano in pronto soccorso. L'attribuzione viene effettuata sulla base di criteri predefiniti e non sulla base della soggettività dell'infermiere di turno. Il triage non riduce i tempi di attesa per tutti gli utenti, ma li ridistribuisce a favore di chi ha più necessità di cure urgenti. La legge definisce utilizzando i colori questa classifica di priorità: codice rosso, cioè accesso immediato, codice giallo, accesso rapido all'area di trattamento, codice verde, accesso all'area di trattamento dopo i codici rossi e gialli. Codice bianco, tipo di attesa non definibile. L'obiettivo del triage è quello di garantire risposte ed interventi tempestivi, adeguati ed ottimali ai pazienti giunti in ospedale in modo non programmato a causa di problemi di salute urgenti ed emergenti. Le fasi del triage sono raccolta dati, ascolto ed intervista. La prima fase è valutazione soggettiva, come abbiamo detto attraverso intervista. Valutazione oggettiva, elevazione dei segni e sintomi e dei parametri vitali secondo il metodo ABCD. E poi abbiamo la fase processo decisionale in triage. In sintesi, il processo decisionale si basa su rilevamento del sintomo principale o di presentazione, valutazione dell'insorgenza, valutazione dell'entità del dolore, osservazione del paziente, coscienza, respiro, postura, ispezione del paziente, ABC, pressione arteriosa, frequenza cardiaca, frequenza respiratoria e sottometria dell'ossigeno.
Poi altri dati anamnestici, valutazione globale, confrontando le discriminanti specifiche con quelle generiche, sintesi di tutti i dati raccolti all'inizio con ipotesi di gravità, assegnazione di una ipotesi di gravità, rivalutazione ad ogni 30 minuti dei pazienti in attesa. Il personale, il triage deve essere svolto da un infermiere esperto e appositamente formato, sempre presente nella zona di accoglienza del pronto soccorso, in grado di considerare i segni e sintomi del paziente per identificare condizioni potenzialmente pericolose per la vita e determinare una codice di gravità per ciascun paziente, al fin di stabilire così le priorità di accesso alla visita medica. Il SIN-TRIT, poi, dopo tutto questo, sono nati nuovi modelli organizzativi come il SIN-TRIT. È un modello di risposta assistenziale alle urgenze minori che si presentano in pronto soccorso. L'infermiere che si occupa di questo percorso è una figura appositamente formata che ha ottenuto la certificazione, cioè infermiere certificato in intervento di primo soccorso. Le problematiche principali elegibili per il SIN-TRIT sono muscoloscheletrici, per esempio contusione minore delle arti inferiori, dolori monoarticolari, traumi, contusioni minori, lussazione ricorrente della mandibola e ferite, abrasioni, rimozione punti di sutura. E poi abbiamo anche problematiche minori a carico degli altri apparati. Triage percorsi assistenziali. Da triage si possono generare anche molti percorsi assistenziali alternativi al pronto soccorso che sono finalizzati a ridurre il fenomeno del overcrowding, cioè del sovraffollamento, ottimizzare il funzionamento del servizio, cioè focalizzazione sulle attività di emergenza e urgenza, migliorare il rapporto e la soddisfazione dell'utente. E grazie mille per l'attenzione. Grazie Marina. Ci sono domande da parte della commissione? No. Per me allora Marina, ti possiamo salutare, ci vediamo più tardi. E chiamiamo Iva Gega. Sì, che salve. Già pronta, collegata. Il titolo della sua tesi: assistenza infermieristica al paziente con leucemia cronica, aspetti diagnostici e terapeutici. Relatori il professor Davide Bove e la professoressa Anna Dardeli. Prego per mettere la tua presentazione. Sì. Ok, si vede? Sì, mi sente? Tutto bene, puoi procedere. Sì. La leucemia cronica è caratterizzata da un eccessivo accumulo di globuli bianchi relativamente maturi ma ancora anormali. Tipicamente impegna mesi o anni per progredire. Le cellule vengono prodotte a un tasso molto alto del normale. Pertanto, ad avere molti globuli bianchi anormali, la leucemia cronica si verifica soprattutto nelle persone anziane, ma può teoricamente presentarsi in qualsiasi fascia di età. La leucemia si può caratterizzare dell'età adulta. Le forme più comuni della leucemia cronica ci sono la leucemia linfatica cronica e la leucemia mieloide cronica. L'età media di insorgere è intorno ai 75 anni. In alcuni casi il suo sviluppo è talmente lento, ma la malattia rimane lentamente per anni, senza sintomi evidenti e a volte senza alcuni bisogni di trattamento. Questa malattia colpisce i linfociti, un particolare gruppo di globuli bianchi che aiutano l'organismo a combattere le infezioni che si accumulano nel sangue periferico, nel midollo osseo e negli altri organi linfatici.
è definita cronica perché ha quasi sempre un decorso molto lento, spesso senza sintomi e con pochi disturbi per i pazienti, che può continuare a svolgere una vita normale per molti anni senza terapia. La leucemia linfatica cronica può presentarsi in quattro differenti stadi. Nello stato zero si osserva un aumento del numero di linfociti nel sangue senza alcuni sintomi. Nel primo stato si osserva un primo aumento della dimensione dei linfociti della milza e del fegato. Identico ma più accentuato si presenta il quadro referibile al secondo stato, mentre nello stadio terzo è caratterizzata anche da una riduzione dei globuli rossi, anemia. Nel quarto stadio la leucemia linfatica cronica si presenta con un forte aumento dei linfociti nel sangue, ma una riduzione dei globuli rossi e delle piastrine con conseguenza problemi di coagulazione. Manifestazioni cliniche. La leucemia cronica si manifesta attraverso anemia che si manifesta con anestesia, pallore cutaneo, mucoso, palpitazione, dispnea, leucopenia, si possono presentare con infezioni batteriche e o micotiche, suscettibili alle infezioni opportunistiche, rischio di sepsi sistemiche, piastrinopenia con petechie, ecchimosi, epistasi, gengivoragie, ipermonorrea, ematuria, emorragie interne. Nel 70% dei casi della diagnosi della leucemia cronica è casuale e i pazienti non riferiscono alcune sintomatologie cliniche, sebbene non è frequente una storia di infezioni ricorrenti nei mesi precedenti la diagnosi. Non ci sono al giorno d'oggi fattori di rischio ambientali o legati all'esposizione con agenti chimici o fisici. La familiarità comporta un aumento rischio di sviluppare la malattia, circa 3 volte maggiore rispetto alla popolazione normale. Segni e sintomi. I pazienti affetti da leucemia cronica possono essere asintomatiche ed il medico può rilevare i segni clinici durante un esame del sangue di routine, mentre i soggetti in cui ci si manifesta una forma acuta della patologia spesso si sottopongono a visita medica a causa di una sensazione generale di malessere. I segni sono stanchezza e malessere generale, astenia, vaghi disturbi addominali con perdita di appetito e peso, febbre, dolori articolari e muscolari, sudorazione eccessiva, specialmente notturne, dispnea, dolori al fianco sinistro, il sindrome mal di testa associato a meno a una, con nausea e vomito, paralisi nei nervi cranici, con disturbi alla vista, caduta della palpebra, deviazione dell'angolo della bocca, convulsioni, incapacità a parlare, a muoversi le articoli. Cause e fattori di rischio. Le cause della leucemia non sono notate, anche se ormai è diventata è evidente che la patologia, come gli altri tumori, costituisce il risultato finale di una complessa serie di eventi che coinvolgono sia i fattori genetici costituzionali sia i fattori ambientali. Il benzene utilizzato nelle industrie chimiche presente nel petrolio e nella benzina, l'assunzione di antiblastici inibitori della topoisomerase tipo 2 di alcuni farmaci chemioterapici può aumentare il rischio di leucemia secondaria, alcune malattie ereditarie, gli esami diagnostici e l'assistenza infermieristica, esame del sangue misura il numero di globuli bianchi, rossi, piastrine del sangue periferico, analisi del midollo osseo e biopsia per la diagnosi di leucemia necessario per fare un campione di midollo osseo e c'è anche la biopsia osteomedullare. La terapia della leucemia cronica. C'è la chemioterapia, farmaci chemioterapica che si somministrano per via endovenosa o per via orale. L'obiettivo della terapia è eliminare il maggior numero di cellule leucemiche, tra cui una catetere venoso periferico, un catetere venoso centrale. La chemioterapia si fa anche per via orale, con compresse. Con questo si può continuare per tutta la vita. La terapia con anticorpi
clonali. Gli anticorpi monoclonali sono proteine prodotte artificialmente. Una volta somministrate per via endovenosa o sottocutanea, sono in grado di colpire selettivamente le cellule leucemiche, legandosi ad esse e attivando meccanismi che ne determinano rapidamente la morte e risparmiano i tessuti sani. Chemioimmunoterapia è un trattamento di combinazione di chemioterapia con anticorpi monoclonali che si traduce in un effetto sinergico in un più elevato tasso di risposta clinica. E anche la radioterapia, la procedura prevede l'utilizzo di raggi X o ad altra alta energia allo scopo di danneggiare le cellule leucemiche e arrestare la crescita. Radioterapia con corporea totale o radioterapia corporea locale. L'infermiera conosce e controlla il grado di tossicità e si attiva affinché vengano attuato il giusto trattamento in collaborazione con tutti i professionisti coinvolti. Il ruolo dell'infermiere nella chemioterapia. L'infermiere è la figura professionale che sta più vicino alle persone. Per i malati che necessitano di sottoporsi a chemioterapia, l'infermiere non è soltanto la figura che prepara e somministra il trattamento, verificando che tutto vada correttamente, ma il più delle volte è anche il professionista che fornisce ulteriormente spiegazioni sul programma assistenziale, educa il paziente su come prepararsi e su come affrontare gli effetti collaterali, istruisce sui regimi alimentari, sui comportamenti da adottare per ridurre l'impatto della terapia. L'infermiera supporta il paziente, aiutando a mantenere il senso di valore personale. Valuta il malato dell'impatto dei problemi dell'aspetto fisico e identifica con lui le strategie di aiuto. Instaura una relazione efficace con il paziente e con le persone più significative per lui. Le complicanze della leucemia cronica sono l'infezione, anemia emolitica, autoimmune, altri tumori, le sindrome di Richter, le emozioni del paziente. Per molti pazienti e familiari la rabbia è un sentimento inadatto, invece è normale provarle e può persino essere utile, e si impara a incanalare e trasformarla in energia positiva e forza di lottare. Prima o poi la rabbia monta. Le emozioni delle persone affette dalla leucemia cronica è rabbia, perché proprio io, e paura e preoccupazione, tutti hanno la paura perché mi è successo a me, speranza, ansia, paura e stress, senso di colpa e rimpianto della solitudine. Grazie per la vostra attenzione. Grazie, grazie Iva. Ci sono domande da parte della commissione? No, allora Iva, possiamo congedarci, ci vediamo più tardi. Sì, grazie. Per la programmazione. Bene, allora chiamiamo Ira Ida. Buongiorno. Buongiorno Ira. Ira ci presenta una tesi dal titolo Ruolo infermieristico nella corretta comunicazione nella pratica vaccinale. Un tema molto attuale. Relatori il professor Spalluto e la professoressa Buonomo. Quando vuoi puoi lanciare la tua presentazione. Sì. Posso? Eccoci, adesso sì. Mi sentite? Prego. Ok. Ok. Ruolo infermieristico nella corretta comunicazione della pratica vaccinale è il titolo della mia tesi. Vaccine. Che cos'è? È un preparato biologico che stimolano il sistema immunitario a produrre anticorpi. I vaccini sono deputati a combattere microrganismi che sono causa di malattia. La vaccinazione rappresenta uno strumento universalmente riconosciuto in grado di prevenire le malattie infettive.
Qui ho presentato i tipi di vaccini, la sua origine secondo l'origine del microorganismo. Vaccino con microorganismi uccisi, vaccino con microorganismi vivi ed attenuati, vaccino con frazioni di microorganismi, vaccino con antigeni microbici purificati, vaccini costituiti da anatossine, vaccini anti-idiotipo, vaccini da manipolazione genetica e vaccini dei microorganismi chimerici. Qui ho presentato la parte più importante della tesi, che sono gli interventi infermieristici nella pratica vaccinale. Molto importante è la comunicazione. Gli obiettivi della comunicazione sono aumentare la consapevolezza generale dei rischi legati a morbillo, parotite, rosalia, aumentare il livello di rassicurazione tra le persone, modificare le idee sbagliate sulla necessità della vaccinazione, elaborazione di messaggi chiave, come per esempio il vaccino salva vita, il vaccino è un diritto fondamentale ma non è accessibile a tutti. Il vaccino salva la vita di più di 3 milioni di persone nel mondo ogni anno. Un altro intervento è il co-selling. Ogni operatore sanitario utilmente utilizzare tecniche di colloquio, ma si può parlare di co-selling infermieristico nel momento in cui gli infermieri apprendono specifiche competenze. Prendersi cura della persona in modo più nascosto e discreto. Le domande stimole sono un altro intervento molto importante, attraverso le domande chiuse che richiedono una risposta specifica con un sì o con un no, e attraverso le domande aperte che indagano un range ampio di informazioni, richiedendo la parte delle paziente risposte elaborate. Obiettivi della vaccinazione. E la eradicazione, che è una situazione in cui la malattia ed il suo agente casuale sono stati completamente eliminati. Eliminazione, scomparsa della malattia a seguito della rilevata riduzione nel circolo dell'agente casuale. Contenimento, condizione in cui la malattia non costituisce più un pericolo di sanità pubblica. Qui ho presentato il calendario vaccinale e con vari tipi di vaccini che sono disponibili in uso. Cioè abbiamo il vaccino contro il difterite, tetano, pertosse, contro poliomielite, contro epatite B, contro ematofilus influenza di tipo B, contro il meningococco, rotavirus, meningococco di tipo B, morbillo, parotite, rosalia, varicella, varicella, meningococco di tipo C, papillomavirus, influenza, herpes zoster per adulti e epatite A. Qui ho presentato gli obiettivi dell'Organizzazione Mondiale della Salute che ha avuto in Europa per vari anni. Nel 2000, interruzione trasmissione di polio. 2003, certificazione e eliminazione del polio. 2005, eliminazione tetano neonatale. 2007, eliminazione morbillo autoctono. 2010, certificazione e eliminazione del morbillo. Altri obiettivi per il difterite, meno di 0,1 casi per 100.000, per tosse meno di un caso per 10.000, rosalia congenita meno di 0,0 casi per 1.000 nati e vivi. Ematophilus, riduzione dell'80% di incidenza di nuovi portatori. Qui ho la conclusione di tutta la tesi. La mia conclusione è stata che l'infermieristica è una professione che copre diverse aree dell'assistenza sanitaria. Nel pratiche di vaccinazione infermieristica, gli infermieri dovrebbero affermare il loro incarico di supervisione, contribuendo all'organizzazione del servizio, alla formazione continua del personale infermieristico, alla pianificazione di strategie per raggiungere gli obiettivi della vaccinazione, alla valutazione della copertura vaccinale al lavoro secondo la popolazione, attraverso la loro istituzione e consapevolezza, e contribuire con il corpo di conoscenza sulla vaccinazione. Grazie per la sua attenzione. Grazie per questa presentazione su un tema molto attuale. Speriamo di vedere di aggiungere nella lista dell'OMS il prima possibile anche
l'eliminazione del Covid-19, perché credo che tutti aspettiamo con molta ansia questo momento, no? Ecco. E speriamo di vederlo subito, certo, in sì. quell'elenco anche la nostra speranza realizzata. Ci sono domande da parte della commissione? Bene, grazie, complimenti allora anche per la tua tesi. E invitiamo Angela Idri, sì. che presenta una tesi dal titolo Nursing del tatto. Molto intrigante questo titolo, vediamo un po' di cosa si tratta. Relatori è la professoressa Camilloni, la professoressa Dardelli. La vedete? Sì, sì, vediamo bene la tua presentazione, prego. Ok, inizio allora. Nursing. Nursing, tradotto in italiano come l'assistenza infermieristica, indica l'attività relativa all'assistenza terapeutica, palliativa, riabilitativa, educativa e preventiva rivolta all'individuo, alla comunità o alla popolazione, sia che essa sia svolta su soggetti sani o malati, al fine di recuperare uno stato di salute ottimale e migliorare sempre più il proprio stato di salute e del prevenire l'insorgenza di alterazioni morfofunzionali dell'individuo e della comunità. Storia del nursing. L'assistenza infermieristica si è superata fin dalle origini della storia dell'uomo come aiuto alla vita attraverso le cure esercitate dalle donne. Nella storia dell'assistenza si sono creati da subito due distinti percorsi. La cura, risvolta alla figura maschile del medico, e prendersi cura, risvolta alla figura femminile della donna e soprattutto della madre. Nel Novecento tutto il mondo nel mondo infermieristico allo sviluppo di numerose teorie o modelli di riferimento che nascono dalla definizione di un metaparadigma del nursing definito da persona, salute e malattia, ambiente e assistenza infermieristica. Le teorie sviluppate negli anni raggiungono il culmine intorno al 1970 e possono essere classificate in tre grandi gruppi. Teoria correlata al bisogno, all'interazione e al risultato. Cinque sensi. Gli organi di senso sono quegli organi che consentono all'uomo di interagire a diversi livelli con il mondo che lo circonda. A ognuno di questi organi corrisponde uno dei cinque sensi. All'occhio corrisponde la vista, all'orecchio l'udito, alla bocca corrisponde al gusto, il naso olfato, alla pelle corrisponde il tatto. Il contatto come parte dell'assistenza infermieristica. Il tatto è uno dei primi sensi a comparire ed a fra gli ultimi ad andarsene. Il toccare arriva dove non arriva la voce, le parole e i suoni. Toccare e essere toccati costituisce dunque una delle esperienze fondamentali della nostra esistenza. Il tocco massaggio può essere offerto a tutte le persone costrette a letto, alle persone malate e depresse. Può essere di aiuto per ridurre il dolore e sintomi come la nausea, il vomito, la sofferenza morale, il sentimento di solitudine, la difficoltà di comunicare. Le tendenze del contatto costituisce spesso una sorta di bilanciamento rispetto alla durezza di alcuni interventi diagnostici e terapeutici. Negli ultimi 25 anni gli usi terapeutici del tocco massaggio si sono estesi e la ricerca ha tentato di studiare i suoi effetti fisici, fisiologici e psicologici. Canguro therapy. La canguro therapy è la pratica skin to skin contact, contatto a pelle tra il bambino e il genitore. Nei paesi in via di sviluppo, la canguro terapia per il neonato a basso peso alla nascita ha dimostrato di ridurre la mortalità, le gravi malattie, l'infezione e la durata della degenza ospedaliera. Relazione tra infermiere e paziente. L'infermiere si relaziona con persone che soffrono ed entra in contatto con la intimità della persona, sia in senso fisico sia il psicologico. Il contatto fisico, presupponendo fiducia e rispetto, costituisce l'inizio della relazione d'aiuto, ma anche il mezzo attraverso il quale si accede alla sfera più intima dell'individuo e quindi uno strumento importante e determinante per raggiungere un'elevata qualità della cura e migliorare gli effetti degli interventi infermieristici. Nursing is a work of heart. Grazie per l'attenzione. Molto bene, molto bella, interessante anche questa tesi. Ci sono domande da parte della commissione?
No, no, solo un augurio che queste terapie innovative, no, che vedono questo contatto più personale e profondo con il malato, poi sia implementato nella vita lavorativa reale, cosa che purtroppo non sempre si riesce a vedere. Questo sì. Infatti, mancano ancora delle esperienze molto locali, no? Ci sono alcune realtà dove investono molto su questo, ma sono poche rispetto alla generalità, effettivamente. È limitato, sì, è limitato. Anzi, delle volte vediamo il contrario. Ecco, appunto. No, degli operatori sanitari che il tatto lo usano in maniera un po' differente. Impropria. Differenziata. Impropria. Scusate, ho avuto un problema con il laptop. Mi è svenuto il laptop, scusatemi. No, non ho capito, scusa Angela. Hai fatto? Ho avuto un problema con il laptop, mi è chiuso. Wow. No, ci siamo. Stavamo commentando un po' il contenuto della tesi. Okay. Bene, allora, se non ci sono altri commenti, possiamo procedere. Grazie Angela, e chiamiamo Virna Oti, che vedo già collegata. Bene, Virna ci presenta una tesi, anche questa molto interessante, ed è dal titolo "Perché gli infermieri albanesi emigrano?". Bella domanda. Allora, i relatori di questa tesi sono la professoressa Barberi e la professoressa Marzucchini. Siamo curiosi di conoscere la tua visione di questo fenomeno, il tuo punto di vista. Ciao, si vedono le slide? Sì, si vedono, grazie. Un fenomeno frequente e problematico negli ultimi anni in Albania è caratterizzato dall'emigrazione degli infermieri verso gli altri paesi europei, in particolar modo verso la Germania. Questo fenomeno sta diventando una vera ferita sociale per la società, poiché si perdono risorse fondamentali che contribuiscono allo sviluppo del paese. L'emigrazione internazionale è stata una costante storica per gli albanesi, a partire dall'emigrazione di massa nel XV secolo e proseguita durante la seconda metà del XIX e inizio del del secolo XX. L'Albania ha il più alto flusso emigratorio in Europa, un terzo della popolazione ha lasciato il paese negli ultimi 25 anni, lasciando una popolazione residente di 2,89 milioni. Il numero degli emigranti è ora superiore alla forza lavoro albanese residente. La mia tesi è costituita a base di queste ipotesi. La situazione economica e politica del paese influenza direttamente la crescita dell'emigrazione? Le condizioni di lavoro e motivazione dell'infermiere, stipendio, rapporto infermiere-paziente, influenzano direttamente la crescita dell'emigrazione? L'umanità e la necessità per aiutare i paesi del terzo mondo influenza direttamente la crescita dell'immigrazione? I media influenzano direttamente la crescita dell'immigrazione? La necessità per conoscere altre culture e nuove esperienze influenzano direttamente la crescita dell'immigrazione? L'età è un fattore che influenza le persone che vogliono emigrare? Obiettivo dello studio. Lo studio si pone come obiettivo di determinare il grado di variazione tra l'importanza e l'importanza tra i fattori economici, politici, sociali dell'immigrazione e dell'infermiere. Il materiale e il metodo. Questo mio studio è basato sulla distribuzione di un questionario sui studenti del corso di laurea di infermieristica e infermieri già laureati. Il campione è di 165 persone, tra questi 63 sono studenti di infermieristica del corso infermieristico nell'Università Pubblica di Elbasan e la Università Nostra Signora del Buon Consiglio a Elbasan e a Tirana, e 102 sono infermieri già laureati all'ospedale di Elbasan, ambulatorio di Elbasan e centro ospedaliero universitario Madre Teresa a Tirana. Strumento usato è questionario costituito sulla base delle evidenze scientifiche raccolte in relazione all'argomento oggetto dello costituito da una prima parte anagrafica e una seconda parte era basata sulla scala di Likert. In questa foto vediamo un grafico, cioè
condizione di lavoro e motivazione dell'infermiera, cioè stipendio, rapporto infermiere-paziente. Tra questi, tra 102 infermieri domandati, 75 persone confermano che è molto importante la condizione di lavoro e motivazione dell'infermiera. E tra 63 studenti, 38 confermano che questa è molto importante. La condizione economica. 69 tra 102 infermieri confermano che è molto importante la condizione economica. E 33 tra, tra 62 del studenti confermano che è molto importante la condizione economica. Invece questo grafico ho domandato se vogliono esercitare la loro professione in un futuro all'estero. Come vediamo, gli infermieri che già lavorano sono risposti che il 60% di loro hanno risposto che sì, che vogliono andare a esercitare la loro professione all'estero. Invece se vediamo gli studenti, la maggior parte, cioè 95,2% di loro, confermano che hanno già iniziato la scuola con l'intenzione di andare all'estero a esercitare questa professione. Cioè la discussione dei risultati, le condizioni di lavoro e la motivazione dell'infermiere, stipendio, rapporto infermiere-paziente è il fattore più importante che spinge gli infermieri verso l'immigrazione. Il secondo fattore più importante è la situazione economica e politica del nostro paese. La terza motivazione è 93 persone su 165 confermano che presto eserciteranno la professione all'estero e dal primo posto si trova Germania con quasi 60% dei voti. Il risultato ottenuto da questo lavoro di ricerca replica, rispecchia un ampio l'attualità in Albania e i fattori economici, sociali che determinano l'abbandono del paese. Auspico in un percorso infermieristico futuro di approfondire ulteriormente questa mia ricerca, magari di riuscire a ottenere risultati migliori in termini di appartenenza all'Albania. Spero nella costruzione di un futuro migliore nella sanità albanese, anche grazie alla formazione universitaria in continua crescita. Grazie. Grazie per questa veramente interessante tesi, che ha un respiro anche internazionale, perché quell'oggetto di studio che tu ci hai presentato è elemento di dibattito molto presente a livello globale. Questo fenomeno è un fenomeno antico, quello dell'emigrazione, soprattutto verso paesi che offrono opportunità economiche più alte, ed è un problema anche etico, perché evidentemente dai paesi che hanno meno opportunità vanno via le risorse migliori, quindi i giovani e soprattutto i giovani più formati, quelli che sono anche più performanti, quelli che hanno più capacità in qualche modo di affrontare le difficoltà di andare a vivere in paesi stranieri. Quindi questo è un argomento che penso meriti ulteriore approfondimento, e quindi complimenti a Virna per la scelta che ha fatto su questo tema, e anche per gli auspici, no? Per gli auguri che ha posto, perché effettivamente investire sulla cultura in generale forse aiuta anche a cambiare un po' l'atteggiamento dei giovani, che ho visto soprattutto gli studenti, sono praticamente quasi tutti, perché era molto al di là del 90%, quasi tutti orientati a lasciare il paese d'origine. Questo è un fenomeno effettivamente che deve far pensare, e far pensare anche a delle politiche forse più generali per tamponarlo, insomma, un po' questo fenomeno. Colpa, secondo me, anche un po' dei paesi occidentali che approfittano di queste situazioni, perché intanto si prendono professionisti già formati, quindi tutti i costi sono sostenuti dal paese di provenienza, dalle loro famiglie, per formarli, e poi noi paesi cosiddetti occidentali economicamente più avanzati approfittiamo di questa grande opportunità e di questo grande interesse. Insomma, bel argomento di riflessione. C'è qualcuno che vuole intervenire della commissione? Forse il professor Schievano, che di questo argomento ha fatto un po' l'oggetto dei suoi studi. Sì.
Questo argomento è fatto oggetto di studio a livello internazionale, è molto rilevante perché dovremmo riflettere, insomma, sul fenomeno sia in Albania che in altri paesi, ma in Albania, vista la percentuale di persone che emigrano, non solo per quanto riguarda le professioni sanitarie, ma anche altri ambiti disciplinari, il fenomeno va studiato a fondo. A questo punto io preconizzo più tesi che si facciano sul fenomeno, anche collegando i dati che si possono raccogliere con i form Google piuttosto che questionari, survey tra le persone interessate, con i dati dell'ordine delle professioni sanitarie, di cui oggi abbiamo il rappresentante Blerina Duca in commissione. Perché se noi incrociamo i dati tra le percezioni degli studenti, degli infermieri già formati e i dati reali, monitorandoli, perché delle volte non è nemmeno facile monitorarli, possiamo avere una situazione aggiornata del fenomeno e intervenire sul fenomeno stesso anche dal punto di vista politico. Volevo solo dire che i dati sono tutti reali, io volevo prendere un campione un po' più grande, un po' più ampio, ma per colpa di coronavirus non ho potuto, ma quelli che sono tutti reali. Sì, sì. Bene, bene. Questo non avevamo nessun dubbio, purtroppo rispecchia il tuo lavoro, rispecchia le informazioni che già sono disponibili in letteratura, non è che si discostano tanto. Ecco, la cosa che preoccupa, sulla quale possiamo incidere forse un po' di meno, è questa mancanza di fiducia nello sviluppo del paese. Questo è un po' l'elemento che preoccupa di più, perché sul fatto di cercare un paese dove si guadagna di più è abbastanza fisiologico e in qualche modo forse anche recuperabile, ma sulla sfiducia nel futuro del proprio paese, insomma, fenomeno che cominciamo a vedere anche nel nostro, perché molti giovani italiani hanno lo stesso tipo di percezione, cioè che c'è poco futuro nel nostro paese, soprattutto per chi vuole investire nel campo della ricerca o comunque in aree che sono quelle oggi prevalenti, no? Tutto quello dell'informatizzazione o dello sviluppo degli start di nuove app e così via. Ci sono altre domande? Comunque complimenti, Virna, per questa idea che hai avuto. Ci sono domande dalla commissione? Anche lei c'è domande? No, domande no, però essendo che anch'io vengo da una realtà di questa università che è anche la sede di Elbasan, potrei dire che all'inizio, anche quando è nata l'idea di aprire l'università, nel 92-93, era proprio di aiutare il paese tramite la formazione dell'infermiere. E mi emoziona, ma è anche triste il fatto che tutti tengono a scappare via dal paese, cosa che anch'io nel 2007 ho avuto l'opportunità di poter andare, però ho fatto resistenza. Ovviamente qua mi trovo bene, perché abbiamo anche questa perla qua, una realtà che ovviamente ti permette di respirare anche l'aria dell'Europa, di scambio, eccetera, e quindi è diverso, però forse magari fuori da questa realtà nostra dell'università la situazione è un po' più difficile, sia dal punto di vista economico ma anche la sanità, cosa che porta anche gli infermieri a emigrare, ma anche il fatto che rispetto all'Italia c'è stato per fortuna anche questo scambio di cultura, anche perché tanti dei nostri parenti e dei albanesi hanno emigrato in Italia e risultano anche delle percentuali sulla lingua italiana e la cultura che ovviamente i giovani tendono a imparare e a godere anche della cultura italiana, diciamo, e quindi questo attira anche di emigrare, specialmente in Italia, perché hanno emigrato tanto. E durante la pandemia abbiamo notato con i collegamenti che abbiamo tante risorse fuori del paese, che magari, non so, un giorno con la mia esperienza che hanno avuto all'estero possono contribuire anche in forma di ricerca, come anche il professor Gennaro ha detto prima, magari dando anche una svolta
per migliorare la sanità, perché ovviamente chi ha emigrato ti ha arricchito anche di esperienza all'estero. Quindi... Grazie anche lei, anche per la tua testimonianza molto diretta e personale, perché tu sei un esempio anche tu, no, di questa storia recente dell'Albania e dei rapporti con gli altri paesi. Veramente bella, comunque spero che questa tesi possa avere un futuro, un seguito, quindi a Virna la invitiamo a continuare anche con la laurea magistrale, che è la sede giusta per poter continuare a fare questi studi anche con strumenti e metodi più rigorosi, in modo tale che possiamo anche utilizzare queste informazioni per contribuire un po' allo sviluppo della letteratura scientifica internazionale. Noi sicuramente ci siamo, quindi veramente buon lavoro e speriamo di continuarci a vedere nei corsi successivi. Ok? Grazie allora ancora e andiamo avanti con la prossima candidata, che è Claudiana Cola. È in linea? Sì, eccola, perfetto. Allora, Claudiana ci presenta una tesi dal titolo Il piano assistenziale per la prevenzione e la gestione delle infezioni delle vie urinarie correlate. Massimo Terribili, professor Terribili e la professoressa Cesta sono i suoi relatori. Quando vuoi, puoi iniziare. Sì. Si vede? Sta caricando. Ecco, adesso sì, io vedo. Sì, quello è la prima parte. Allora, le infezioni delle vie urinarie. Un'infezione del tratto urinario associato al catetere è un'infezione del tratto in cui la coltura positiva è stata presa quando un catetere urinario a permanenza era nato sul posto per più di 2 giorni nel calendario. Cateterismo vescicale, allo scopo di diagnostico, terapeutico, educativo. Abbiamo diversi tipi del cateterismo vescicale, a breve permanenza, a lunga permanenza. La sua tipologia dipende dal calibro, dal materiale, dal numero di vie. I fattori di rischio per la prevenzione delle vie urinarie comprendono la durata del cateterismo, il diabete mellito, il sesso femminile, l'utilizzo di tecnica estetica non ottimali, l'apertura di un sistema chiuso. Il ruolo dell'infermiere, principio dell'efficacia, appropriatezza, evidenza scientifica. Responsabilità infermieristico, atto medico prescrittivo, attività di gestione e competenze infermieristico comprendono regole precauzionali di condotta di catetere preventivo, regole precauzionali di condotta di catetere professionali. Problemi sanitari è correlata a infezione delle vie urinarie, cioè tempo di degenza, costi sanitari, complessità assistenziali, ansia del paziente e nella famiglia, antibiotico resistenza, morbilità e mortalità. Conclusione. La procedura del cateterismo vescicale è una procedura di alto rischio di infezione. L'importante è di utilizzare le misure preventive in maniera più efficace possibile per evitare il rischio di infezione. E questa viene considerata come un dovere infermieristico. Grazie mille per l'attenzione. Grazie Claudiana. Sì, dopo 30 anni, 40 anni che abbiamo fatto le più grandi ricerche su questo tema, sempre stiamo a parlare dello stesso problema, di questa alta incidenza delle infezioni ospedaliere, soprattutto quelle legate alla pratica, alla gestione di sonde, cateteri, problemi respiratori. Insomma, qui c'è anche una grande responsabilità degli infermieri, perché molte attività e molte procedure sono proprio affidate alla cura degli infermieri, quindi ci vorrebbe un po' più forse di attenzione rispetto a quella che mettiamo in media. Ci sono domande della commissione? No, se non ci sono domande, Claudiana, ci vediamo allora anche con te più tardi per la proclamazione. E grazie. Io invito Renata Michelefi, è già online, dove sta?
C'è Renata? Eccola, buongiorno, buongiorno. Ok, allora Renata ci presenta una tesi dal titolo Competenze e responsabilità infermieristiche nella dialisi peritoneale domiciliare. Relatori sono il professor Rover e il professor Giglio. Sì. Prego. Si vede? Si vede, si vede. Allora, ho iniziato con una definizione dei reni. I reni sono due organi simmetrici situati nella cavità addominale ai lati delle ultime vertebre toraciche e delle prime lombari. Sono di colore rosso scuro, a forma di fagiolo, lunghi circa 10 cm, larghi 7 cm, spessi 3 o 4 cm e dal peso unitario di circa 150 grammi. Ogni rene riceve grosse quantità di sangue dell'arteria renale e dopo averlo filtrato lo riversa nella vena renale che confluisce nella vena cava. L'unità funzionale del rene è il nefrone. Poi ho parlato un po' per la dialisi peritoneale, la definizione. La dialisi peritoneale è un procedimento che sostituisce la funzione dei reni malati e permette di rimuovere la sostanza tossica del sangue attraverso il peritoneo. Per depurare il sangue, la dialisi peritoneale utilizza un catetere di liquido e un liquido particolare che deve essere sostituito più volte nel corso della giornata. Nella dialisi peritoneale sono due modalità. CAPD, che è la dialisi peritoneale ambulatoriale continua, che viene fatta 4 o 5 volte al giorno per 24 ore al giorno e a intervalli regolari. E poi anche dialisi peritoneale automatica che viene effettuata con modalità differenti. Abbiamo CCPD, che è la dialisi peritoneale continua, in cui è una combinazione di dialisi peritoneale intermittente effettuata durante la notte e di una dialisi prolungata effettuata durante il giorno. Il tempo di dialisi è di circa 8-12 ore e il volume che viene scambiato è circa 10-20 litri. Poi abbiamo NIPD, che è la dialisi peritoneale intermittente notturna e viene utilizzata per i pazienti con problemi delle pareti addominale con le ernie e il tempo di dialisi è di circa 8-12 ore. Il terzo modalità è IPD, che è dialisi peritoneale intermittente, che è una metodica utilizzata per la difficoltà nel raggiungere una depurazione sufficiente del sangue. Lo scambio di volumi del liquido per una seduta è circa 30-40 litri in un tempo di dialisi 11-12 ore e viene fatto con un ritmo trisettimanale delle sedute. E alla fine abbiamo TPD, che è la dialisi in cui dà la possibilità di svuotare completamente la cavità peritoneale durante il trattamento. Lo scambio di liquido, del volume di liquido è di circa 15-20 litri e viene fatto in un tempo di dialisi di circa 8-12 ore. Passiamo da pulizia e mitigazione. Le principali manovre sono la pulizia dell'ambiente, che deve essere sempre aerata con aria pulita, la pulizia delle mani, igiene personale, la mitigazione dell'emergenza cutanea del catetere. Poi passiamo dall'educazione terapeutica, che viene mirata a incrementare i pazienti in trattamento dialitico peritoneale, ridurre le visite domiciliari, ridurre il fenomeno del dropout e ridurre le complicanze della peritonite. La training alla dialisi peritoneale. Abbiamo addestramento del personale infermieristico e addestramento del paziente e dei loro
partner. Nell'addestramento del personale infermieristico abbiamo che l'infermiere deve conoscere i contenuti teorici della dialisi peritoneale, che possono essere per esempio nozioni generali sulla dialisi peritoneale, gestione della terapia farmacologica, dieta, compilazione del diario giornaliero e valutazione dei dati, medicazione dell'emergenza cutanea, riconoscimento del precoce dei segni, sintomi e delle complicanze, mentre la acquisizione delle abilità pratiche con esercitazioni sono la preparazione dell'apparecchio della dialisi, introduzione dei farmaci nelle stacche dialitiche, connessione dall'attacco e stacco del paziente, gestione di eventuali allarmi notturni che possono succedere all'apparecchio della dialisi. Mentre addestramento del paziente e dei loro partner sono una fase di training in cui il paziente è ancora seguito in ambulatorio e una fase retraining che è un'educazione continua anche a domicilio del paziente. Il ruolo dell'infermiere. L'infermiere ha la responsabilità di attuare l'educazione terapeutica. Esercita la propria funzione educativa dedicandosi al training della metodica attraverso tre componenti specifiche: tecnica, relazione ed educazione. E sempre deve avere buone qualità comunicative ed essere innovative e pratico. Conclusione. L'infermiere deve mettere il malato nella condizione di autogestire il più possibile il suo vissuto di malattia, rendendolo compatibile con la definizione di salute che ben conosciamo. L'intervento educativo deve essere mirato e programmato. L'infermiere deve possedere competenze specialistiche. La figura dell'infermiere quale educatore è indispensabile nella cura e nella riabilitazione del paziente con la dialisi. Il paziente dovrà utilizzare una lista per raggruppare gli alimenti e la dieta giornaliera del paziente. E grazie per l'attenzione. Grazie a te, Renata, per questa tua presentazione, anche questa molto interessante. E puoi chiudere le tue diapositive? Sì. Così vediamo anche il resto della commissione. Perfetto. Ci sono domande da parte dei commissari su questa tesi della nostra Renata? No, è stata esaustiva nell'esposizione, quindi. Bene, ok. Allora, grazie. Grazie mille. Con te ci vediamo più tardi, allora, per le proclamazioni. Sì, certo, grazie. E invitiamo Joana Sceganacu. Dov'è? Ciao. Eccola, Joana, buongiorno. Buongiorno. Allora, Joana ci presenta una tesi dal titolo La preparazione del paziente prima di un intervento chirurgico, buone pratiche infermieristiche. Relatori il professor Spalluto e il professor Ciule. Perfetto, adesso la vediamo. Sì. Allora, la preparazione del paziente. La preparazione del paziente ed in particolare la preparazione cutanea preoperatoria è un insieme di cure che contribuisce alla prevenzione delle infezioni del sito operatorio, sia perché riduce il rischio di contaminazione preoperatoria di origine endogena, come flora cutanea del paziente, sia per l'effetto della detersione della cute e l'applicazione degli antisettici. La preparazione varia in base al tipo di intervento previsto. Preparazione generale, doccia, tricotomia, igiene personale, profilassi antibiotica, profilassi antitromboembolica, preparazione intestinale, digiuno 3 ore liquidi e 6 ore cibi.
Preparazione cutanea dell'operando, doccia a bagno, la sera precedente l'intervento, tricotomia, doccia e detersione, sedie anatomiche e chirurgiche, cambio indumenti igienici e cambio biancheria del letto, antisepsi del campo operatorio. Il rischio di infezione può essere valutato mediante la determinazione di un punteggio indice che è National Nosocomial Infection Surveillance, che tiene conto di tre elementi: la durata dell'intervento, l'indice di gravità clinica del paziente, la classe di contaminazione dell'intervento chirurgico, pulito, pulito contaminato, sporco o infetto. La qualità della preparazione preoperatoria del paziente effettuata sia in degenza che in sala operatoria antisepsi della cute è molto importante per la riduzione del rischio infettivo. A questo fine sono determinate le attività assistenziali effettuate dall'infermiere, quali il trattamento adeguato dello strumentario chirurgico e dei dispositivi utilizzati, i comportamenti di tutto il personale mirati a mantenere l'igiene ambientale e delle mani. Doccia preoperatoria e tricotomia. Doccia preoperatoria con clorexidina la sera prima e la mattina dell'intervento riduce la presenza di microorganismi cutanei anche di 9 volte. Tricotomia, le prove attuali sono a favore della tricotomia solo nei casi in cui i peli nell'area di incisione possono interferire con l'intervento. Profilassi antibiotica. La somministrazione profilattica di antibiotici ha lo scopo di impedire che i microrganismi venuti a contatto con il campo operatorio si annidino nel sito chirurgico e aderiscono al materiale protesico impiantato, diventando una possibile fonte di infezione. E conclusione, nell'ambiente chirurgico gli infermieri svolgono un ruolo chiave nel garantire che le migliori pratiche di assistenza assicurino che la sicurezza dovuta al paziente. La quota di surgical site infection, che risulta prevenibile per quanto non raggiunga il 100%, sta crescendo nel corso degli anni nella misura in cui sono adottate misure di profilassi che modificano le abitudini dell'equipe chirurgica, l'igiene dell'ambiente e la preparazione del paziente. E grazie per l'attenzione. Grazie a te Joana, per questi argomenti sempre attuali. Ci sono domande da parte della commissione? No. Mi pare di no. Quindi Joana, anche con te ci vediamo più tardi per le proclamazioni. Va bene. Ti chiamiamo Cristi Terzio. Salve a tutti. Buongiorno Cristi. La tesi della candidata Cristi Terzio ha come titolo la valutazione dell'adesione degli infermieri all'igiene delle mani, revisione di letteratura. Relatori la professoressa Barberi e la professoressa Sodano. Allora, la mia tesi consiste sulla valutazione dell'adesione degli infermieri all'igiene delle mani e revisione della letteratura. L'igiene delle mani negli ospedali, anatomia di una rivoluzione, Università di Ginevra. Nel lontano 1994 il team del professore Didier Pitet dimostrò che la mancanza di tempo è la barriera principale all'adesione degli operatori sanitari all'igiene delle mani. La frizione alcolica più veloce sembrò lo strumento che poteva rendere la pratica dell'igiene delle mani compatibile con la realtà dell'assistenza. Tra il 1994 e 98 il gruppo ginevrino implementò la prima strategia multimodale a più componenti per facilitare l'adozione della frizione alcolica. Il risultato fu molto soddisfacente. Si è verificato l'aumento della compliance all'igiene delle mani dal 48% al 66% e riduzione del 50% dei tassi di infezioni correlate all'assistenza. La strategia multimodale di promozione dell'igiene delle mani in ambito assistenziale OMS 2009.
i 5 componenti fondamentali: cambiamento di sistema, formazione e addestramento, valutazione e feedback, promemoria sul posto di lavoro e clima istituzionale mirato alla sicurezza. Revisione della letteratura è il primo metodo. Obiettivi: descrivere le strategie messe in atto per promuovere l'igiene delle mani tra gli infermieri e aumentarne l'adesione. Analizzare i metodi di valutazione per quantificare e qualificare la compliance degli infermieri all'igiene delle mani. Identificare le barriere all'adozione di una corretta pratica di igiene delle mani nel personale infermieristico e identificare i determinanti di successo degli interventi di promozione dell'igiene delle mani rivolti agli infermieri. Il secondo metodo consiste sul PICO: popolazione, personale infermieristico, problema, adesione alla corretta igiene delle mani, intervento, promozione dell'igiene delle mani, intervento di controllo, in questo caso non c'è, outcome, cioè il risultato o esito, strategie di promozione dell'igiene delle mani, metodi di valutazione dell'adesione, livello di compliance e determinanti di successo e barriere all'adesione all'igiene delle mani. Metodi di indagine: vari tipi di studi, descrittivi, analitici, sperimentali, revisioni narrative, revisioni sistematiche, senza o con meta-analisi. Strategie di promozione dell'igiene delle mani nel personale infermieristico, i risultati. Obiettivi specifici, modello positivo di ruolo, osservazione e confronto tra pari e incentivi. Metodi di valutazione dell'adesione degli infermieri all'igiene delle mani. Metodo: osservazione diretta, rilevare la compliance a tutti e 5 i momenti, valutare la tecnica dell'igiene delle mani, immediato feedback. Svantaggi: carenza di metodi standardizzati, possibile valutare le opportunità solo in una percentuale molto bassa, da meno del 1% al 2%. Effetto Hawthorne indica l'influenza degli osservatori sul comportamento degli osservati e grande consumo di tempo. Monitoraggio consumo prodotti, i vantaggi: stima ad ampio raggio della pratica dell'igiene delle mani con minor consumo di tempo. Abbattimento dell'effetto Hawthorne, se elettronico, disponibilità di molti dati in modo continuo e standardizzato. Svantaggi: no informazioni sull'adesione a tutte e 5 i momenti, impossibile distinguere l'utilizzatore del prodotto, se elettronico, costi e accettabilità. Determinanti di successo e barriere all'adesione degli infermieri all'igiene delle mani. Dalle ricerche infermieristiche più recenti, focus sui fattori sociali, quali predittori della compliance all'igiene delle mani, sono le regole comportamentali, spesso non scritte, aspettative del gruppo assistenziale, dell'istituzione di riferimento, performance percepita dai pari e interazioni con i pazienti. Elevati livelli di intensità assistenziale, stress e carico cognitivo, come quelli in situazioni emergenziali, si confermano barriere all'adesione all'igiene delle mani. Per concludere, ancora molta strada da percorrere per aumentare la compliance all'igiene delle mani in ambito assistenziale. Secondo la revisione sistematica di Clancy C. et al. nel marzo 2021, nei 57 studi in esame l'adesione media di base è risultata del 41% e quella dopo interventi di miglioramento del 67%. Necessario integrare la strategia multimodale dell'Organizzazione Mondiale di Sanità con altri interventi che tengano conto soprattutto della leadership e degli aspetti comportamentali legati alla pratica dell'igiene delle mani da parte degli infermieri e di altri operatori sanitari. Grazie per la vostra attenzione. No, grazie a te per averci riportato un po' su questo tema, che anche questo sembra una pratica che dovrebbe essere scontata, data per scontata, ma in effetti è sempre un problema quello di trovare una alta adesione alla corretta igiene delle mani. Chissà se questa pandemia ci ha sensibilizzato un po' tutti di più come cittadini e come operatori ad utilizzare questa pratica in maniera più diffusa. Speriamo, ma insomma, vista la storia,
ci vuole poco ad abbandonarle queste buone abitudini, vero? Si dimenticano presto, purtroppo. Sì. Bene, ci sono domande su questo argomento? No. Su questa tesi? No, va bene. Grazie mille. Grazie. E a questo punto passiamo alla prossima candidata, che è Diana Ciafa. Buongiorno. Buongiorno Diana, bentornata tra noi. Grazie. Il suo il titolo della sua tesi, anche questo è molto interessante, attuale, perché è l'ambulatorio infermieristico per la continuità assistenziale. Sì. Relatori la professoressa Camilloni e il professor Bove. Quando vuoi, puoi iniziare la tua presentazione. Si vede? Si sta caricando, eccola qui, sì. Ok. Se la ingrandisci un po'. Sì, adesso. Perfetto. La mia tesi è composta dall'introduzione ambulatorio infermieristico, obiettivi, ruoli e funzioni, gestione di un ambulatorio infermieristico, continuità assistenziale e conclusione. L'ambulatorio infermieristico si intende una struttura territoriale ospedaliere preposta alla erogazione di cure infermieristiche organizzate e gestite direttamente da personale infermieristico. È rivolta agli utenti che non necessitano di ricovero ospedaliere nemmeno il ricovero diurno. Obiettivi. L'attivazione di un ambulatorio infermieristico permette di ospedalizzare e demedicalizzare la cura dei pazienti, garantire la presa in carico dei cittadini attraverso la continuità assistenziale tra ospedale e servizi sanitari territoriali, valorizzare il ruolo dell'infermiere ai poliambulatori, aumenta il livello di autostima in operatori che nella stragrande maggioranza lavorano in questa struttura per problemi di salute, favorire l'autostima della presentazione infermieristica, aumenta la disponibilità di posti per visite specialistiche, per lo spostamento di attività dall'ambulatorio medico e quello infermieristico, risparmio economico, aumentare la soddisfazione dell'utente effettuando informazioni sanitarie e garantendo la continuità assistenziale. Ruolo e funzioni dell'ambulatorio infermieristico nei percorsi assistenziali all'interno del presidio territoriale di assistenza distretto. L'ambulatorio infermieristico è una struttura territoriale del distretto presidi territoriale di assistenza. Il collegamento a rete dell'ambulatorio infermieristico con i seguenti servizi fornisce le competenze specifiche. Punti di primo intervento, ambulatori specialistici, sportello dei pazienti cronici e fragili, ambulatori di gestione integrata e percorsi assistenziali dei servizi territoriali. Gestione di un ambulatorio infermieristico. Al fine del funzionamento pratico dell'ambulatorio sono necessario il registro del cliente, un raccoglitore per conservazione del prescrizione del medico, ove questo costituiscono il presupposto per l'attivazione dell'intervento infermieristico, un bollettare a madre a filo per il rilascio delle ricevute fiscali relativa a compensi ricevuti dal clientele, schedare per la conversazione della cartella infermieristica o dell'altra modulistica adottata per la registrazione delle presentazioni. La continuità assistenziale. Per l'utenza la continuità rappresentano principalmente l'esperienza di una cura coerente nel tempo. Per il sanitario si configura invece come l'esperienza di avere sufficienti informazioni e conoscenze sulla persona assistita per poter applicare al meglio la loro competenza professionale. La mancata continuità assistenziale comporta un'inefficienza nelle cure, nonché i verificarsi di ricoveri ripetuti soprattutto in relazione ai pazienti cronici e fragili, con un conseguente aumento delle spese sanitarie. Conclusione. In conclusione possiamo dire che gli ambulatori infermieristico permette ai professionisti di coordinare ed eseguire presentazione infermieristica ai cittadini, aumentano così la sua autonomia e responsabilità di fronte alla comunità, garantendo una maggior continuità della cura all'assistita, alla famiglia e alla popolazione. Grazie. Grazie Diana per questa interessante tesi. Speriamo di arrivare il prima possibile anche alla definizione dei costi e dei DRG per le prestazioni in questi ambulatori, perché è ancora il grande
limite che c'è proprio questo, che non sono riconosciute delle voci di diciamo remunerazione di queste prestazioni, e quindi molti ambulatori fanno addirittura fatica in Italia a recuperare il materiale che poi utilizzano per le pratiche assistenziali. E questo è un grande limite, e sarebbe un grande risparmio anche economico, perché questo tipo di servizi vengono erogati con dei costi molto più bassi rispetto al tradizionale ambulatorio medico, no? Dove invece ovviamente i costi sono più alti. Bene, interessantissima. Commenti da parte dei relatori? Domande? No. Allora, grazie anche a te, Diana. E ci vediamo più tardi. Va bene. Erkid Drava, c'è? Eccolo, Erkid. Allora, Erkid ci presenta una tesi dal titolo Protocollo di assistenza del paziente sottoposto a chemioterapia endovescicale. Relatori il professor Rovere e il professor Giglio. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, Erkid. Quando vuoi puoi lanciare le tue diapositive. Lanciare significa metterle in visione a tutti, non buttarle dalla finestra. Si vede? Sì, si vede, vai. Metti la presentazione. Allora. Perfetto. Bene, ottimo. Prego. La prima slide è una piccola introduzione della vescica. La vescica è un organo a cavo localizzato nella pelvi ed è deputata alla raccolta dell'urina proveniente dai reni tramite gli ureteri. Il tumore della vescica nella maggior parte dei casi, il 90%, è un tumore a cellule uroteliali. L'urotelio è l'epitelio che riveste le cavità escretrici. Un po' dei fatti epidemiologici. Età media di insorgenza nei maschi è 69 anni, nelle femmine è 71 anni. L'incidenza aumenta direttamente con l'età. La mortalità è più elevata negli anziani. Nei giovani si osservano forme ben differenziate e meno aggressive. In Italia nel 2018 sono registrati 27.109 casi di tumore della vescica, tra quelli 21.500 tra gli uomini e 5.600 tra le donne, pari al 7% di tutti i tumori incidenti. I fattori di rischio sono l'esposizione ad agenti chimici occupazionali, fumo di sigaretta, alcuni farmaci, infezione urinaria cronica e la dieta. I sintomi con cui si può presentare il tumore della vescica sono comuni anche ad altre malattie che colpiscono l'apparato urinario, però altri segni sono l'ematuria, assai frequente anche una sintomatologia vescicale di tipo irritativo, tenesmo, urgenza polachiuria e stranguria. L'ematuria si divide in tre parti: quando è iniziale è uretroprostatica, quando è vescicale e terminale, e quando è renale e totale. I tumori si classificano in due tipi: tumori vescicali superficiali e tumori vescicali infiltranti. La classificazione anatomopatologica dello grading è grado 0, non evidenza di neoplasia o papilloma, grado 1, tumore ben differenziato, grado 2, tumore mediamente differenziato, grado 3, tumore scarsamente differenziato. Attraverso quello grading il medico si sceglie se è necessaria la cistectomia o chemioterapia o radioterapia. Il trattamento si fa con radioterapia, che si divide in tre tipi: neoadiuvante prima della cistectomia, postoperatoria e palliative quando le neoplasie sono inoperabili. Anche chemioterapia si divide in tre tipi: instillazioni endovescicali post-TUR, quando i farmaci sono mitomicina e BCG, adiuvante post-cistectomia radicale e palliative quando le neoplasie sono inoperabili. I bisogni fondamentali del paziente sono nell'area emotiva, nell'area psicofisiologica e nell'area sociale. L'infermiere deve controllare e mantenere in condizioni normali i sintomi, l'alimentazione, il sonno e l'aura della persona. Far sentire assicurato, informato, ascoltato e compreso nella comunicazione non verbale. Comunicare con i familiari e le persone care. Il ruolo dell'infermiere nella chemioterapia è programmare esami di pre-chemioterapia, somministrare la chemioterapia, gestire i sintomi, rilevare degli effetti collaterali, programmare esami e appuntamento successivo, gestire le relazioni del paziente e dei suoi familiari.
Il ruolo dell'infermiere nella radioterapia è costituire la cartella clinica e raccogliere dei dati, informare sui fattori di rischio che presentano i pazienti, pratica la terapia antiedemigena e cortisonica prescritta, il posizionamento del catetere vescicale o del sondino nasogastrico, la somministrazione di terapia analgesica, il controllo e l'assistenza dei pazienti degenti in stanza schermata, il monitoraggio dei parametri vitali. Il ruolo dell'infermiere in chirurgia, raccogliere i dati e informazioni, consenso informato, preparazione del paziente, identificare e soddisfare i bisogni, controllo dell'impianto, preparazione del paziente, controllare i parametri vitali, collaborare con l'equipe, ridurre il rischio di complicanze, mantenere il controllo dello stato globale di salute del paziente e delle funzionalità, identificare i bisogni e somministrazione della terapia. Accertamento postoperatorio, controllare i cateteri ureterali e controllare dei drenaggi, le sue pervietà, misurazione del volume urinario, valutare del liquido drenato e terapia antalgica, controllo del dolore, misurare dolore attraverso l'utilizzo delle scale apposite, numerating rating scale, visual rating scale, verbal analogical scale. Controllo della ferita chirurgica, valutare attraverso le scale apposite, Southampton Wound Assessment Scale, Asepsis Score, medicazioni avanzate, tempo di cambio. Controllo della stomia urinaria, valutazione delle complicanze stomali e peristomali attraverso l'utilizzo di scale apposite, eventuali trattamenti. Le mie conclusioni per quella tesi sono: il tumore della vescica rappresenta circa il 3% di tutti i tumori. In urologia è secondo solo al tumore della prostata. La causa primaria è il fumo di sigarette. L'assistenza infermieristica di un paziente con tumore alla vescica è incentrata sulla prevenzione. L'infermiere fornisce al malato assistenza tecnica, relazione educativa prima, durante e dopo la diagnosi e i trattamenti, sia in ambito ospedaliero che in ambito domiciliare. Grazie per l'attenzione. Grazie a te, Eddick. Eddick, c'è qualche domanda dalla commissione? No. Bene, allora anche con te ci vediamo più tardi. Grazie mille. Ed invitiamo Lorella Ciala. C'è Lorella? Lorella? Sì. Buongiorno. Eccola, arrivata. Buongiorno. Allora, Lorella ci presenta una tesi dal titolo La valutazione del rischio di malnutrizione nella persona anziana ospedalizzata. Relatori, sì, la professoressa Guardiani e il professor Degli Alisi. Sì. Perfetto, allora puoi mettere in presentazione le tue diapositive. Ottimo. Si vede? Si vedono, mettile, ok. Perfetto. Allora, questo titolo è stato scelto perché la malnutrizione, che si intende un'alterazione funzionale strutturale dello sviluppo dell'organismo conseguente allo squilibrio tra i fabbisogni, gli introiti e l'utilizzazione dei nutrienti, è un aspetto molto importante perché comporta una morbilità e una mortalità con alterazione della qualità di vita. Il processo di invecchiamento è una delle cause della malnutrizione che influisce sullo stato nutrizionale del paziente. L'associazione tra insicurezza alimentari e cambiamenti. Fai scorrere le slide, per cortesia. Fai scorrere le slide, no? Sì, sì, ma questa per questa slide era di introduzione, di presentazione. Sì. Sì. L'associazione tra insicurezza alimentare e vari cambiamenti fisici e sanitari che si verificano con l'invecchiamento e la causa della malnutrizione. Per quanto riguarda gli aspetti epidemiologici, lo studio effettuato ha preso in considerazione i dati sulla prevalenza a livello mondiale della malnutrizione anche nei
anche nei paesi ben sviluppati come gli Stati Uniti, che mostrano tendenza all'aumento. In Asia è stato riscontrato che una fascia compresa tra 16% e 78% degli anziani ospedalizzati è malnutrita. Un altro studio molto importante è stato effettuato anche in un ospedale in Malesia, dove hanno rilevato che 21% degli anziani ospedalizzati è malnutrito. Letteratura, le cause della malnutrizione ospedaliera sono le cattive abitudini ospedaliera, come l'assistenza al pasto, l'ambiente, le tipologie di distribuzione dei pasti, i problemi organizzativi, i farmaci, non formazione del personale. La formazione del personale è molto importante per quanto riguarda l'aspetto nutrizionale. La mancata prescrizione di supporti nutrizionali o ritardo. È molto importante considerare che alcuni pazienti hanno bisogno di supporti nutrizionali. Mancata prescrizione di supporti nutrizionali significano che ci devono essere altri supporti nutrizionali oltre il cibo, altri elementi nutritivi che devono essere considerati. Non utilizzo del diario alimentario. Diario alimentario è uno strumento di indagine utilizzato dagli infermieri per vedere se ci sono anomalie su alimentazione. Per quanto riguarda la valutazione nutrizionale infermieristica, l'infermiere deve prendere in considerazione la storia d'esame fisico, la storia dietetica degli alimenti consumati nell'ultima settimana, indica molto sull'alimentazione del paziente. L'esame fisico andrà a valutare i capelli, le pieghe cutanee, la cute, le misure antropometriche per vedere se con body mass index, per vedere se il paziente è inferiore a 18, indicano uno stato di malnutrizione se c'è 23 centimetri nell'uomo e inferiore 21 centimetri nella donna. Le misurazioni funzionali, come si appare il paziente, sottopeso, svogliato, l'infermiere potrebbe evidenziare la diminuzione della frequenza cardiaca, la diminuzione della capacità vitale e aritmie. Anche gli studi di laboratorio sono molto importanti. Due indici molto importanti sono albumina e trasferina. L'albumina, se c'è inferiore a 4 mg per decilitro, sono da valutare con attenzione. Trasferina, se c'è inferiore a 190 mg per decilitro, indicano uno stato di malnutrizione. Le scale di valutazione nutrizionale è una tecnica che viene usata dagli infermieri per valutare lo stato nutrizionale del paziente. Le scale di valutazione sono molto importanti per gli infermieri perché attraverso di loro si identificano il rischio di malnutrizione soprattutto negli anziani nel suo stadio iniziale. Le scale si dividono in Mini Nutritional Assessment, che è lo strumento di screening e valutazione nutrizionale più consolidati per gli anziani. È un buon strumento prognostico per rilevare il rischio di malnutrizione in questo gruppo. Geriatric Nutritional Risk Index è stato sviluppato nel 2005 da Boulian ed è stato progettato specificamente per gli anziani per identificare e prevedere le complicazioni legate all'alimentazione tra di loro. Subjective Global Assessment, la Società Europea per la Nutrizione Clinica e il Metabolismo lo ha raccomandato come uno strumento accettabile. Questo strumento è ampiamente utilizzato nei pazienti chirurgici e clinici. Universal Screening Tool è la più diffusa scala, prende in considerazione tre parametri fondamentali: body mass index, il calo di peso, assunzione e non assunzione di cibo. L'infermiera si avvale l'infermiera fa diagnosi infermieristica, fa diagnosi infermieristica. La diagnosi infermieristica più importante nel geriatrico malnutrito è diagnosi infermieristica nutrizione squilibrata inferiore al fabbisogno, che è l'assunzione insufficiente per soddisfare il fabbisogno metabolico. Per quanto riguarda gli obiettivi, ci sono la promozione e la garanzia di un apporto equilibrato di sostanze nutritive. Gli interventi infermieristici sono determinare lo stato nutrizionale dell'assistito e la capacità di soddisfare le esigenze nutrizionali, fornire cibo offrendo un'orientazione
orientamento verso le scelte più sane se necessario, rilevare le preferenze alimentari della persona. Un'altra diagnosi molto importante è diagnosi infermieristica, rischio di nutrizione squilibrata correlata a nausea. Nausea è una sensazione spiacevole a livello della faringe, dell'epigastrico o del tutto l'addome. Gli obiettivi sono la promozione del benessere fisico, l'eliminazione di sensazioni indesiderabili, la prevenzione della nausea o sollievo di esso. Gli interventi infermieristici sono effettuare un accertamento completo, comprende la frequenza, la durata, la gravità e i fattori scatenanti, incoraggiare la persona a imparare strategie per gestire la nausea, identificare i fattori, per esempio farmaci o procedure che possono causare o contribuire sulla nausea. Conclusioni: la missione di tutti i professionisti della salute è quella di fornire un elevato standard, di qualità di assistenza a cura per garantire e migliorare il benessere fisico, psichico e sociale. La valutazione del rischio di malnutrizione in sanità assume pertanto oggi un ruolo molto importante perché pone i suoi obiettivi sulla qualità delle cure, interpretando le attività cliniche, la monotonia, la ripetitività dei menu, la solitudine e i farmaci. L'infermiera, adottando un comportamento proattivo nei confronti delle problematiche nutrizionali, si assume le sue responsabilità e sarà vigile non solo delle sue azioni, ma anche di quelle dell'intera equipe assistenziale a tutela del paziente. Bene, molto bene. Complimenti anche a te, Lorella, per questa bella tesi. E grazie. C'è qualche domanda da parte della commissione? Tutto chiaro? Sì, grazie per l'attenzione e voglio ringraziarti dal cuore la professoressa Nadia che mi ha aiutato molto per questo tema. Ho visto, molto ben fatta, complimenti. Bene, grazie. Allora invitiamo Ambra Cecani. Salve prof, buongiorno. Buongiorno, bentornata tra noi. Ambra ci presenta una tesi dal titolo Il corretto utilizzo degli strumenti di contenzione nel paziente anziano ospedalizzato, luci ed ombre, relatori il professor Barbato, la professoressa Camilloni. Si vede prof? Si vede, prego, puoi iniziare. Allora, il nostro lavoro è diviso in tre capitoli. Il primo capitolo si trovano le varie definizioni, come la contenzione, l'infermiere, gli aspetti giuridici e deontologici. Nel secondo capitolo si trova la contenzione fisica in geriatria e nell'ultimo capitolo luci e ombre della contenzione nel paziente anziano. Chi è l'infermiere di oggi? L'infermiere di oggi è un professionista che svolge la propria attività professionale con la responsabilità e competenze in tutti gli interventi che segue nell'assistenza infermieristica. Contenzione fisica è un termine che deriva da un altro termine in inglese, restraint, che vuol dire contenzione, ogni mezzo di costrizione fisica della libertà di movimento della persona o del normale accesso al proprio corpo. Quali sono le persone a rischio di contenzione fisica? Le persone a rischio di contenzione sono soprattutto gli anziani con disabilità nelle attività di base della vita quotidiana e anche i pazienti che sono a rischio di caduta. Per quanto riguarda i motivi della contenzione, consistono nella protezione dei presidi medicali per prevenire la rimozione da parte dei pazienti di cateteri venosi centrali, erogatori di ossigeno, tubo endotracheale, sondini nasogastrici, medicazione e suture. Un altro motivo è anche per prevenire l'agitazione, la auto-etero-aggressività, wandering e disturbi del comportamento. Altro motivo è la salvaguardia del sistema organizzativo e carenza di personale. Luci e ombre della contenzione. La riduzione dell'utilizzo dei mezzi di contenzione non si associa ad un aumento delle cadute. Non è presente alcun cambiamento significativo nell'incidenza delle lesioni traumatiche in relazione al uso e non uso della contenzione. La contenzione è efficace nel proteggere i presidi medicali e nel consentire agli operatori lo svolgimento del loro lavoro. I programmi di riduzione della contenzione. L'implementazione di interventi alternativi richiede profondi cambiamenti culturali, organizzativi e professionali. I programmi che prevedono un gruppo di lavoro multidisciplinare con i compiti di individuare le strategie e partecipare ai programmi di formazione, modifiche nella prescrizione della contenzione e anche la partecipazione della famiglia, che è molto importante. La natura della contenzione. Secondo la Corte di Cassazione, la contenzione non ha una natura di atto medico, in quanto quest'ultimo ha la finalità di realizzare un beneficio per la salute, ben tutelato dall'articolo 32 della Costituzione. Conclusioni,
questo è un tema che dobbiamo rimanere aperti nel dialogo. L'infermiere non riconosce che la contenzione non è un atto terapeutico. Essa ha un esclusivamente carattere cautelare di natura eccezionale e temporanea. Gli operatori e le organizzazioni sanitarie sono sollecitati ad adottare approcci di evidence-based practice, implementando nella pratica le soluzioni suggerite dalla ricerca per garantire cure sicure appropriate. Per concludere, vorrei ringraziare tanto tutti i professori della nostra università, in modo particolare le suore di Elbasan, suore Elguza, suore Alessandra, suore Shalom e il mio relatore, professore Nicola Barbato. Grazie per l'attenzione. Grazie, grazie Ambra. Anche questo grazie. È un tema attualissimo per i nostri colleghi infermieri che si confrontano ogni giorno con questo dilemma, che spesso diventa anche un dilemma etico, no? Sì. Perché si pensa di fare una tutela, di tutelare i pazienti, ma poi in effetti si va spesso oltre questo principio. Quindi, insomma, una situazione abbastanza complessa e anche che poi espone a rischi i professionisti. Allora, invitiamo Giorgina, se non ci sono domande o commenti dalla Commissione. Mi pare di no. Perfetto. Allora, concludiamo la nostra seduta di tesi con la candidata Giorgina Cela, che ci presenta una tesi dal titolo. Ciao, buongiorno. Non si sente, non si è sentito niente. Di cosa? Mi senti adesso? Scusa Alessandro, non si sentiva il mio? Ah, si sente, probabilmente il professore Stefano che ha qualche problema di internet. Ah, ok. Bene. Allora invitavo Giorgina Cela a presentare la sua tesi dal titolo L'incontinenza urinaria in geriatria, indicatori di prestazione e assistenza infermieristica. Relatori la professoressa Guardiani e il professor Barbato. Prego Giorgina, ti ascoltiamo. Grazie. L'incontinenza urinaria è una perdita di urina involontaria. Il disturbo può derivare da una varietà di condizioni che includono danni fisici, invecchiamento, tumori, infezione del tratto urinario e disturbi neurologici. Nella persona geriatrica l'incontinenza merita una condizione particolare con i fisiologici cambiamenti che avvengono con l'aumento dell'età. I dati epidemiologici, la prevalenza dell'incontinenza urinaria definita come perdita involontaria di urina che si manifesta negli ultimi 12 mesi varia tra il 5% e il 69%, con la maggior parte degli studi che riferiscono una prevalenza variabile tra il 25% e il 45%. La prevalenza dell'incontinenza urinaria femmine è dimostrato che tale prevalenza variabile tra il 41% e il 44%. La prevalenza delle donne residenti in strutture di lungo degenza rispetto alle donne che svolgono la loro attività nella comunità varia tra 50% e 80%. La prevalenza delle donne afroamericane rispetto alle donne caucasiche varia tra il 25% e il 50%. I tipi di incontinenza sono incontinenza urinaria da stress, incontinenza urinaria da urgenza, incontinenza urinaria mista, incontinenza urinaria riguarita, incontinenza urinaria riflessa, incontinenza urinaria totale. L'accertamento infermieristico, l'anamnesi e valutazione generale, l'esame obiettivo. All'esame obiettivo l'infermiere deve valutare in particolare fattori generali, piaghe da decubito, obesità o tosse, patologie addominali come ernie o globo vescicale, organi genitali prolassati dagli organi pelvici o dalle alterazioni neoplastiche. Patologie geriatriche. Le patologie che interessano l'incontinenza sono malattia di Parkinson, malattia degenerativa di Alzheimer e diabete di tipo 2. I presidi per la gestione dell'incontinenza sono ausili assorbenti monousi, cateteri esterni, sacche di raccolte, catetere intravescicale. Le complicanze sono arrossamento, irritazioni e vescicoli. Gli interventi infermieristici, valutazione del paziente e del grado collaborativo, esercizi dei muscoli pelvici, la dieta equilibrata, svuotamento programmato o a tempo della vescica,
La terapia farmacologica che viene suddivisa in base al tipo di incontinenza presente. Per formulare la migliore raccomandazione, il team multidisciplinare dovrebbe prendere in considerazione le preferenze del paziente, modalità precedenti di gestione della condizione, la comorbidità, opzioni terapeutiche, tra i cui ulteriori trattamenti conservativi come la terapia farmacologica per la vescica iperattiva. Gli indicatori del 7 Global Forum on Incontinence 2018, gli indicatori chiave di prestazione, costituiscono una parte importante delle informazioni necessarie per determinare e spiegare come un'organizzazione precedisce verso i suoi obiettivi di business e marketing. I key performance indicator possono essere stabili in modo anche arbitrario, ma perché siano utili è necessario che soddisfino i seguenti requisiti: quantificabilità, praticità, direzionalità e operatività. Grazie. Grazie, molto bene, grazie anche a te Giorgina per questa presentazione. E volevo grazie chiedere anche a voi alla commissione se ha da fare qualche domanda, chiedere qualche chiarimento. Tutto chiaro, tutto perfetto. Allora, Giorgina era l'ultima candidata della mattinata. Per cui a questo punto io invito la commissione a vedere il link che ho fatto, che la Emanuela ci ha appena rimandato a tutti, in modo che non ci vedo. E nuk ka kufi, ajo faret nga ti, të takon ty të bësh hapin e parë. Universiteti Katolik, zoja e këshillit të mirë, një hap drejt Europës. E ardhmja. Rrugëtimi më i bukur. Ky projekt nisot dhe merr ngjyrë në kohë. Dëshirat me vullnet bëhen realitet. E ardhmja krijohet duke pasuruar mendjen. Ditët e bukura, dinamike, me smish. Dhe në kujtime të paharrueshme. E ardhmja nuk ka kufi, ajo faret nga ti. Të takon ty të bësh hapin e parë. Universiteti Katolik, zoja e këshillit të mirë, një hap drejt Europës. E ardhmja, rrugëtimi më i bukur. Ky projekt nisot dhe merr ngjyrë në kohë. Dëshirat me vullnet bëhen realitet. E ardhmja krijohet duke pasuruar mendjen. Ditët e bukura, dinamike, me smish, kthehen në kujtime të paharrueshme. E ardhmja nuk ka kufi, ajo faret nga ti. Të takon ty të bësh hapin e parë. Universiteti Katolik, zoja e këshillit të mirë, një hap drejt Europës. E ardhmja, rrugëtimi më i bukur. Ky projekt nisot dhe merr ngjyrë në kohë. Dëshirat me vullnet bëhen realitet. E ardhmja krijohet duke pasuruar mendjen. Ditët e bukura, dinamike, me smish, kthehen në kujtime të paharrueshme. E ardhmja nuk ka kufi, ajo faret nga ti. Të takon ty të bësh hapin e parë. Universiteti Katolik, zoja e këshillit të mirë, një hap drejt Europës. E ardhmja, rrugëtimi më i bukur. Ky projekt nisot dhe merr ngjyrë në kohë. Dëshirat me vullnet bëhen realitet. E ardhmja krijohet duke pasuruar mendjen.
Dito të bukura, dinamike, me smish, kthehe në kujtime të paharrueshme. E ardhmja nuk ka kufi, ajo varet nga ti. Të takon ty të bësh hapin e parë. Universiteti Katolik, Zoja e Këshillit të Mirë, një hap drejt Europës. E ardhmja, rrugëtimi më i bukur. Ky projekt nisot dhe merë në gjyrë në kohë. Dëshirat, me vullnet, bëhen realitet. E ardhmja krijohet duke pasuruar mendjen. Ditët e bukura, dinamike, me smish, kthehe në kujtime të paharrueshme. E ardhmja nuk ka kufi, ajo varet nga ti. Të takon ty të bësh hapin e parë. Universiteti Katolik, Zoja e Këshillit të Mirë, një hap drejt Europës. E ardhmja, rrugëtimi më i bukur. Ky projekt nisot dhe merë në gjyrë në kohë. Dëshirat, me vullnet, bëhen realitet. E ardhmja krijohet duke pasuruar mendjen. Ditët e bukura, dinamike, me smish, kthehe në kujtime të paharrueshme. E ardhmja nuk ka kufi, ajo varet nga ti. Të takon ty të bësh hapin e parë. Universiteti Katolik, Zoja e Këshillit të Mirë, një hap drejt Europës. E ardhmja, rrugëtimi më i bukur. Ky projekt nisot dhe merë në gjyrë në kohë. Dëshirat, me vullnet, bëhen realitet. E ardhmja krijohet duke pasuruar mendjen. Ditët e bukura, dinamike, me smish, kthehe në kujtime të paharrueshme. E ardhmja nuk ka kufi, ajo varet nga ti. Të takon ty të bësh hapin e parë. Universiteti Katolik, Zoja e Këshillit të Mirë, një hap drejt Europës. E ardhmja, rrugëtimi më i bukur. Ky projekt nisot dhe merë në gjyrë në kohë. Dëshirat, me vullnet, bëhen realitet. E ardhmja krijohet duke pasuruar mendjen. Ditët e bukura, dinamike, me smish, kthehe në kujtime të paharrueshme. E ardhmja nuk ka kufi, ajo varet nga ti. Të takon ty të bësh hapin e parë. Universiteti Katolik, Zoja e Këshillit të Mirë, një hap drejt Europës. E ardhmja, rrugëtimi më i bukur. Ky projekt nisot dhe merë në gjyrë në kohë. Dëshirat, me vullnet, bëhen realitet. E ardhmja krijohet duke pasuruar mendjen. Ditët e bukura, dinamike, me smish, kthehe në kujtime të paharrueshme. E ardhmja nuk ka kufi, ajo varet nga ti. Të takon ty të bësh hapin e parë. Universiteti Katolik, Zoja e Këshillit të Mirë, një hap drejt Europës. E ardhmja, rrugëtimi më i bukur. Ky projekt nisot dhe merë në gjyrë në kohë. Dëshirat, me vullnet, bëhen realitet. E ardhmja krijohet duke pasuruar mendjen.
ditët e bukura, dinamike, me smish, kthehen në kujtime të paharrueshme. E ardhmja nuk ka kufi, ajo varet nga ti. Të takon ty të bësh hapin e parë. Universiteti Katolik Zoja e Këshillit të Mirë, një hap drejt Europës. E ardhmja, rrugëtimi më i bukur. Ky projekt nisot dhe merr ngjyrë në kohë. Dëshirat me vullnet bëhen realitet. E ardhmja krijohet duke pasuruar mendjen. Ditët e bukura, dinamike, me smish, kthehen në kujtime të paharrueshme. E ardhmja nuk ka kufi, ajo varet nga ti. Të takon ty të bësh hapin e parë. Universiteti Katolik Zoja e Këshillit të Mirë, një hap drejt Europës. E ardhmja, rrugëtimi më i bukur. Ky projekt nisot dhe merr ngjyrë në kohë. Dëshirat me vullnet bëhen realitet. E ardhmja krijohet duke pasuruar mendjen. Ditët e bukura, dinamike, me smish, kthehen në kujtime të paharrueshme. E ardhmja nuk ka kufi, ajo varet nga ti. Të takon ty të bësh hapin e parë. Universiteti Katolik Zoja e Këshillit të Mirë, një hap drejt Europës. E ardhmja, rrugëtimi më i bukur. Ky projekt nisot dhe merr ngjyrë në kohë. Dëshirat me vullnet bëhen realitet. E ardhmja krijohet duke pasuruar mendjen. Ditët e bukura, dinamike, me smish, kthehen në kujtime të paharrueshme. E ardhmja nuk ka kufi, ajo varet nga ti. Të takon ty të bësh hapin e parë. Universiteti Katolik Zoja e Këshillit të Mirë, një hap drejt Europës. E ardhmja, rrugëtimi më i bukur. Ky projekt nisot dhe merr ngjyrë në kohë. Dëshirat me vullnet bëhen realitet. E ardhmja krijohet duke pasuruar mendjen. Ditët e bukura, dinamike, me smish, kthehen në kujtime të paharrueshme. E ardhmja nuk ka kufi, ajo varet nga ti. Të takon ty të bësh hapin e parë. Universiteti Katolik Zoja e Këshillit të Mirë, një hap drejt Europës. E ardhmja, rrugëtimi më i bukur. Ky projekt nisot dhe merr ngjyrë në kohë. Dëshirat me vullnet bëhen realitet. E ardhmja krijohet duke pasuruar mendjen. Ditët e bukura, dinamike, me smish, kthehen në kujtime të paharrueshme. E ardhmja nuk ka kufi, ajo varet nga ti. Të takon ty të bësh hapin e parë. Universiteti Katolik Zoja e Këshillit të Mirë, një hap drejt Europës. E ardhmja, rrugëtimi më i bukur. Ky projekt nisot dhe merr ngjyrë në kohë. Dëshirat me vullnet bëhen realitet. E ardhmja krijohet duke pasuruar mendjen.
ditët e bukura, dinamike, me smish, kthehen në kujtime të paharrueshme. E ardhmja nuk ka kufi, ajo varet nga ti. Të takon ty të bësh hapin e parë. Universiteti Katolik Zoja e Këshillit të Mirë, një hap drejt Europës. E ardhmja, rrugëtimi më i bukur. Ky projekt nisot dhe merë në gjyrë në kohë. Dëshirat, me vullnet, bëhen realitet. E ardhmja krijohet duke pasuruar mendjen. Ditët e bukura, dinamike, me smish, kthehen në kujtime të paharrueshme. E ardhmja nuk ka kufi, ajo varet nga ti. Të takon ty të bësh hapin e parë. Universiteti Katolik Zoja e Këshillit të Mirë, një hap drejt Europës. E ardhmja, rrugëtimi më i bukur. Ky projekt nisot dhe merë në gjyrë në kohë. Dëshirat, me vullnet, bëhen realitet. E ardhmja krijohet duke pasuruar mendjen. Ditët e bukura, dinamike, me smish, kthehen në kujtime të paharrueshme. E ardhmja nuk ka kufi, ajo varet nga ti. Të takon ty të bësh hapin e parë. Universiteti Katolik Zoja e Këshillit të Mirë, një hap drejt Europës. E ardhmja, rrugëtimi më i bukur. Ky projekt nisot dhe merë në gjyrë në kohë. Dëshirat, me vullnet, bëhen realitet. E ardhmja krijohet duke pasuruar mendjen. Ditët e bukura, dinamike, me smish, kthehen në kujtime të paharrueshme. E ardhmja nuk ka kufi, ajo varet nga ti. Të takon ty të bësh hapin e parë. Universiteti Katolik Zoja e Këshillit të Mirë, një hap drejt Europës. E ardhmja, rrugëtimi më i bukur. Ky projekt nisot dhe merë në gjyrë në kohë. Dëshirat, me vullnet, bëhen realitet. E ardhmja krijohet duke pasuruar mendjen. Ditët e bukura, dinamike, me smish, kthehen në kujtime të paharrueshme. E ardhmja nuk ka kufi, ajo varet nga ti. Të takon ty të bësh hapin e parë. Universiteti Katolik Zoja e Këshillit të Mirë, një hap drejt Europës. E ardhmja, rrugëtimi më i bukur. Ky projekt nisot dhe merë në gjyrë në kohë. Dëshirat, me vullnet, bëhen realitet. E ardhmja krijohet duke pasuruar mendjen. Ditët e bukura, dinamike, me smish, kthehen në kujtime të paharrueshme. E ardhmja nuk ka kufi, ajo varet nga ti. Të takon ty të bësh hapin e parë. Universiteti Katolik Zoja e Këshillit të Mirë, një hap drejt Europës. E ardhmja, rrugëtimi më i bukur. Ky projekt nisot dhe merë në gjyrë në kohë. Dëshirat, me vullnet, bëhen realitet.
Come facciamo a verificare che sono tutti? Prof, io e Donna siamo insieme. Manca Marina da Elbasan, da quello che vedo, si sta collegando. Suora, io e Donna siamo insieme? Sì, due. Ci siamo? C'è sempre Marina che si deve collegare. Marina, dov'è Marina? Qualcuno la chiama? Sì, l'ho chiamata. Sì, si è connessa. Eccola Marina. Benissimo, a questo punto siamo tutti, quindi? Da Elbasan sono tutti. Poi Rost. Anche da Tirana? Sì, penso che sì. Allora, eccoci, come avete visto siamo stati velocissimi. Intanto però spegnete i vostri microfoni, chiedo a Marina e ad Emanuela Ciocu di spegnere il microfono, anche a Lorela, altrimenti si sentono tanti rumori di sottofondo, ok? Allora, come vedete siamo stati molto veloci, perché la commissione è stata molto concorde nella valutazione dei vostri lavori, delle vostre tesi, quindi non ci sono state assolutamente discussioni di sorta, e questo grazie ai bei lavori che avete presentato e anche, diciamo, alla vostra esposizione, quindi è stata apprezzata molto la vostra esposizione. E siccome dopo tutti sarete ovviamente curiosi di conoscere le valutazioni finali e l'esito, vi approfitto di questi pochi minuti prima di fare la proclamazione per intanto ringraziarvi tutti per l'impegno che avete profuso in questi anni di formazione presso la nostra università, sia nella sede di Elbasan che nella sede di Tirana. Anni particolarmente difficili, il corso è sempre difficile ed impegnativo. Questo triennio ci ha messo fortemente alla prova, anche con questa pandemia che veramente ha messo in grande apprensione sia tutto il corpo accademico, ma in particolare anche i vostri coordinatori dei corsi di laurea, quindi Emanuela Prendi prima, anche Encheleida, Gini, quando è subentrata per queste attività di coordinamento, ma che già faceva come responsabile del tirocinio, così pure Florol Buzza e ovviamente tutti coloro che hanno dovuto contribuire con loro a fare questo miracolo, cioè di trasferire in diretta le lezioni da lezioni in presenza a lezioni a distanza, e soprattutto per recuperare e compensare il problema più grosso che abbiamo avuto, come tutto il mondo, è il problema del tirocinio, che come sapete, essendo impedita la presenza negli ospedali, ha dovuto farci inventare delle formule alternative che però, insomma, mi pare abbiano prodotto, almeno con tutti i limiti, il massimo che si poteva a cui si poteva aspirare. E la stessa cosa vale anche per Florian, che non ho citato prima, ma che ha dovuto anche lui seguire gli studenti di fisioterapia in particolare, ma che fa parte in generale di tutto lo staff che si è impegnato in prima persona in questa operazione. Quindi anche a voi, insomma, vi ringraziamo per i sacrifici che avete fatto per poter stare dentro a tutti i nostri piani di studio, ai nostri calendari delle attività. Un ringraziamento va in particolare anche alle suore di Elbasan per tutti la dedizione e i sacrifici che da sempre fanno, così come alle segretarie, perché pure la parte amministrativa ha dovuto affrontare, insomma, novità. L'informatica ha avuto un ruolo dominante, no, in quest'ultimo periodo, quindi questo ringraziamento si estende ovviamente quindi alle segretarie e anche a tutto l'ufficio informatica e comunicazione. Niente, ancora ringrazio anche i rappresentanti ministeriali italiani, quindi il dottor Pellegrini, il dottor Colamartino,
Come sapete, la loro presenza dà valore al vostro titolo abilitante anche in Italia e di conseguenza in tutti i paesi dell'Unione Europea. Quindi anche questo è un elemento che noi ci teniamo sempre a ricordare, perché effettivamente questa collaborazione, questa cooperazione ha una valenza straordinaria. Credo che siamo ancora l'unica realtà nel mondo in cui una università italiana completa i cicli di studio in lingua italiana, oltre che in parte anche in lingua albanese, in un paese straniero. E questo è uno degli elementi che appunto anche i nostri ministeri, e il Ministero dell'Università in particolare, considera anche nella valutazione delle università italiane. E quindi il ringraziamento va anche all'Università di Tor Vergata, nostra partner, anzi più che partner, perché qui è un matrimonio vero e proprio, visto che poi la laurea che voi riceverete è una laurea che riporta gli stemmi di entrambe le università e la firma di entrambi i rettori. Quindi diciamo che questo elemento ci tenevo a sottolinearlo. Ovviamente un ringraziamento va anche a tutti i docenti. Tutti mi hanno detto che questa didattica con questa modalità dell'ultimo anno è stata molto più faticosa, perché ovviamente manca il rapporto diretto umano con gli studenti e mancano un po' tutte quelle interazioni che sono tipiche della didattica in presenza, e questo ha reso più faticoso anche per il corpo docente tutte le attività di insegnamento. Tutti mi hanno detto che hanno svolto molto più programma con le lezioni a distanza, perché i tempi che si dedicavano prima alle relazioni interpersonali sono stati tutti ovviamente cancellati e tutta l'attività quindi è stata destinata all'attività didattica, quindi con molto più materiale e forse con molte cose di più da studiare da parte degli studenti. Comunque diciamo che se poi il risultato è quello che abbiamo visto stamattina, ne è valsa la pena, perché siete stati tutti veramente bravi, e questo ve lo dico a nome della Commissione. Vi invito ovviamente poi, una volta finito, anche a continuare gli studi, perché voi sapete che noi lì abbiamo anche la laurea magistrale in scienze infermieristiche ed ostetriche. È una laurea molto interessante perché prevede il coinvolgimento di molti docenti che sono anche dottori di ricerca, cioè hanno una grandissima competenza nella ricerca. E voi sapete che la ricerca è un elemento fondamentale per tutte le professioni intellettuali, e quindi siccome anche l'infermieristica finalmente, grazie al Ministero della Salute che nel 94 ha scritto nel nostro profilo che siamo una professione autonoma e responsabile nell'ambito dell'assistenza infermieristica, possiamo dire che anche la nostra è una professione intellettuale. Quindi chi vuole, chi può, io lo invito a continuare a studiare, perché ne vale la pena. Avete tutti una capacità e un'intelligenza che vi permette di continuare a studiare anche nel futuro. Speriamo di poter aprire, anzi mi pare che sia addirittura d'arrivo l'apertura del nostro ospedale lì all'Università di Tirana, all'Università Cattolica. Per questo ringraziamo anche la Congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione e la Fondazione Nostra Signora del Buon Consiglio, che appunto, avendo sia l'ospedale che l'università, sicuramente offrirà nel prossimo futuro l'opportunità di fare molto di più e forse anche meglio quello che è il nostro progetto educativo e formativo. E speriamo questo che consenta a molti più di voi di rimanere appunto in Albania senza dover per forza emigrare anche in Italia. Siccome so che l'ospedale avrà ulteriori sviluppi anche nel tempo, quindi con l'apertura di nuovi servizi, nuovi reparti, penso che sia anche un'opportunità di lavoro per voi, per chi vorrà e per chi riuscirà a fare questa scelta. Ok? Bene, io spero di non aver dimenticato nei ringraziamenti nessuno, se me lo sono dimenticato mi perdonerà, ok? E quindi possiamo procedere a quello che è la proclamazione. Ah ecco, no, mi sono dimenticato una parte importantissima, che sono tutti le vostre famiglie, le famiglie di questi studenti che hanno sostenuto innanzitutto economicamente per pagare le tasse, le spese, sappiamo tutti in tutto il mondo è un sacrificio tenere i figli a studiare, e quindi anche per voi sarà stata la stessa cosa. Sicuramente vi hanno supportato
vi hanno sopportato, vi hanno, come posso dire, aiutato in questo percorso. Quindi un grazie e i complimenti vanno anche ovviamente ai vostri genitori. Ok? Allora, visto che siamo a distanza e poi speriamo, come dice sempre il nostro preside, il professore Arcudi e il nostro rettore, speriamo di poterci rivedere in presenza anche con voi per recuperare questo che è mancato, no, nelle cerimonie finali della proclamazione delle tesi. Ecco, la speranza, ripeto, rimane quella di poterci rivedere comunque in presenza per festeggiare un momento così importante come quello che voi state vivendo oggi, perché state acquisendo il titolo di dottore in infermieristica e quindi credo che sia una bella soddisfazione per tutti voi anche quella di condividerla. Va bene? Oggi stapperemo una bottiglia di spumante italiano virtuale, ideale. Voi forse lo farete a casa veramente con quello che serve, noi lo faremo in maniera virtuale. Bene, allora per accelerare un po' e per semplificare la procedura, io chiamo ognuno di voi e vi dico il voto con il quale voi siete stati approvati e che sapete molto bene che è la sintesi non solo del lavoro che avete presentato oggi e dell'esame di Stato che avete fatto l'altro ieri, ma anche di tutto il curriculum degli studi che avete fatto nei 3 anni. Quindi il voto che noi vi diciamo oggi è il voto che fa la sintesi di tutte queste valutazioni, ok? Quindi dovete pensare che anche se oggi siete stati tutti bravissimi, però poi bisogna tener conto del voto di partenza, della media per il voto finale, ok? Dopo che vi ho detto tutti i voti, dovete stare tutti fermi, attenti e zitti, perché vi faremo poi la proclamazione ufficiale, ok? Finché non faremo la proclamazione finale, il titolo ancora non è valido. Siamo d'accordo? Ok. Allora, Edison Asi è stato approvato con il voto di 88, Idrigi su 110 ovviamente. Angela Idrizi è stata approvata con il voto di 95. Maria Andreu è stata approvata con il voto di 91. Anisa Cioile è stata approvata con il voto di 98. Shazena Ramai è stata approvata con il voto di 101. Grazie. Camila Shosai è stata approvata con il voto di 109. Grazie. Emanuela Cioku è stata approvata con il voto di 101. Luan Beshiri è stata approvata con il voto di 94. Grazie. Marina Dakai è stata approvata con il voto di 90. Grazie. Iva Geka è stata approvata con il voto di 86. Ira Ida è stata approvata con il voto di 100. Angela Idri è stata approvata con il voto di 95. Birna Oti è stata approvata con il voto di 102. Claudiana Cola è stata approvata con il voto di 86. Elenata Michelefi è stata approvata con il voto di 88. Joana Sceganacu è stata approvata con il voto di 92. Cristi Terzio è stata approvata con 100. Diana Ciafa è stata approvata con 91. Elkid Zrava è stato approvato con il voto di 90. Lorela Ciala è stata approvata con il voto 91. Ambra Cecani è stata approvata con il voto 104. E Giorgina Cela è stata approvata con il voto di 90. Li ho detti tutti o ne ho saltato qualcuno? Li ho detti tutti. Allora, questi voti ovviamente sono voti rapportati al voto massimo di 110, quindi tutti i voti che vi ho detto dovevate seguirli con lo slash 110, ok? Bene, adesso la proclamazione. Considerato il curriculum degli studi che ognuno di voi ha conseguito e valutato la tesi sia nella sua composizione che nella sua presentazione, dissertazione, su delega del magnifico rettore,
vi proclamo dottori in infermieristica e vi auguro una straordinaria carriera professionale per il vostro futuro. Quindi benvenuti nel nostro mondo professionale. Grazie. 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 Congratulazioni a tutti, allora. Ancora grazie. Congratulazioni grazie. E buoni grazie. Festeggiamenti. Grazie. Bene. Grazie. Come siete belle con le colonne, brave, ve le siete messe da sole. Di solito le mettiamo noi quando facciamo la proclamazione in presenza. Bene, ancora congratulazioni e vi saluto. Saluto anche tutti i vostri genitori, i vostri amici, parenti che vi hanno seguito su YouTube. E ringrazio anche Claudio che ci ha permesso la trasmissione e la visione appunto su rete, sul web. E do appuntamento alla parte di commissione che è ancora con noi per le tesi di di fisioterapia che faremo nel primo pomeriggio. Do appuntamento a loro. Il progetto Nisot de Merinjurne Ko. Dëshirat me vullnet bëhen realitet. E ardhmja krijohet duke pasuruar mendjen.